Benvenuti agli stati generali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Interessi erariali e tutela della salute pubblica. Sono queste le componenti da contemperare ai fini di un'efficace e corretta regolazione di un mercato, quello dei tabacchi, che nel tempo è stato oggetto di profonde innovazioni. L'introduzione dei prodotti da inalazione senza combustione rappresenta il più chiaro esempio della transizione che il settore sta attraversando. Dalla crescente commercializzazione di questi succedanei di nuova generazione sta progressivamente derivando anche una rimodulazione delle fonti di gettito. Un dato quest'ultimo che non può passare inosservato, ma che al contrario impone un costante monitoraggio delle vendite sia dei tabacchi che dei prodotti ad essi assimilati. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è consapevole del rilievo del comparto ed è pronta a confrontarsi con le trasformazioni in atto. Tuttavia, solo un costruttivo dialogo con le associazioni di categoria e con i consumatori, finalizzato a realizzare un'equa disciplina di settore, saprà fornire le risposte di cui l'Agenzia necessita per ottemperare al meglio al proprio compito di autorità di vigilanza e di imposizione, onorando così il suo ruolo di soggetto strategico in un ramo di fondamentale importanza per l'economia nazionale. La parola il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, consigliere Roberto Alesse. Signor Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, signore e signori, buon pomeriggio. Gli stati generali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entrano nella loro fase finale, con una quarta e ultima sessione che, dopo un proficuo dibattito concernente numerose tematiche afferenti al mondo doganale dei giochi e delle accise sui prodotti energetici, verterà ora sull'evoluzione del mercato dei tabacchi, alla luce della recente introduzione dei cosiddetti prodotti di nuova generazione. La scelta del tema di questa sessione pomeridiana è dovuta all'incremento delle vendite che si è registrato per questa tipologia di prodotti, come i tabacchi da inalazione senza combustione e i prodotti liquidi da inalazione. Sul punto ritengo opportuno partire da una premessa di ordine sistematico, per introdurre la quale è necessario esaminare i dati relativi a questo specifico settore. Le cessioni dei prodotti tradizionali, sigarette, sigari, trinciati, pur rappresentando allo stato attuale il segmento dominante del mercato, con oltre l'80% del fatturato, sono in netta diminuzione, laddove invece si registra un trend di crescita costante dei tabacchi senza combustione. Nel 2023 questi ultimi prodotti hanno infatti acquisito una quota di mercato pari al 18%, a fronte del 4% registrato nel 2019, mentre i prodotti liquidi da inalazione, le cosiddette sigarette elettroniche, nel complesso rappresentano una quota del 5% dei fumatori. I dati riportati suggeriscono di riflettere sull'impianto che l'introduzione di tali ultimi prodotti ha determinato sia sull'industria di settore, che per decenni si era caratterizzata come un business consolidato, sia sulla finanza pubblica, che nel 2023 ha potuto beneficiare dall'imposizione fiscale sui tabacchi per l'intero comparto di introiti pari a circa 15 miliardi di euro su base annua. Non nascondo che la delicatezza degli argomenti che siamo chiamati ad affrontare oggi non riguarda esclusivamente l'impatto che l'introduzione di questi nuovi prodotti sul mercato sta comportando, soprattutto in termini di riconversione produttiva, ma riguarda anche gli effetti che tale introduzione determina sulla catena distributiva.
Ne prova la circostanza che il ricorso agli acquisti online dei dispositivi del tabacco da inalazione dei liquidi è divenuta molto frequente, con inevitabili ripercussioni sia sulla rete delle tabaccherie che sull'attività di presidio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In merito agli impatti del fenomeno sulla rete delle tabaccherie, è opportuno evidenziare che in Italia oggi si contano quasi 51.000 rivendite attive, operanti su tutti i comuni italiani. Tale diffusione capillare sul territorio del Paese ha fatto sì che questi esercizi abbiano progressivamente ampliato la gamma dei servizi resi, passando dalla fase di semplice e affidabile commercializzazione dei prodotti da fumo a quella di vera e propria realtà multifunzionale. Siamo di fronte quindi ad autentici punti sussidiari dello Stato, chiamati in una logica di prossimità a rappresentare l'anello di collegamento tra lo Stato, il cittadino e l'imprenditoria e come tali necessariamente oggetto di attenzione e tutela da parte del legislatore. Con riferimento all'attività di presidio che l'Agenzia svolge sul territorio, si osserva che le vendite online hanno assunto una dimensione transnazionale. Il web e i social media costituiscono oggettivamente un terreno estremamente rischioso per la salute soprattutto dei giovani, con innumerevoli casi registrati di cessione illecita di prodotti anche dannosi, con la conseguenza che il nostro presidio risulta sempre più difficile da assicurare. Sul punto, l'articolo 16,2, lettera C, della legge numero 111 del 2023, recante la delega al governo per la riforma fiscale, proprio al fine di contrastare il mercato illecito, di tutelare la salute pubblica, nonché di salvaguardare le entrate erariali, ha in modo specifico previsto il divieto di vendita a distanza ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina. Già da queste brevi considerazioni è evidente che il settore dei tabacchi, dei liquidi da inalazione e degli altri prodotti soggetti ad accisa o alle altre imposte di consumo impone di contemperare molteplici aspetti. Mi riferisco in particolare, uno, alla tutela della salute dei cittadini contro i danni provocati dal fumo, che oggi trova riconoscimento anche a livello internazionale, con la ratifica nel 2005 della Convenzione Quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta contro il tabagismo. Due, alla connessa salvaguardia delle entrate erariali, quale strumento principale attraverso cui si realizza l'offerta anche sanitaria da parte dello Stato alla comunità. Tre, alla lotta all'evasione e al contrabbando, quali conseguenze del proliferare dei traffici illeciti e della criminalità. 4. Alla difesa dei minori contro uno sfruttamento lavorativo che a più riprese è stato denunciato dall'International Labour Organization proprio con riferimento alla filiera dei tabacchi dell'Asia, del Centro America e dell'Africa. 5. Alla lotta contro il disboscamento, anch'esso segnalato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in quanto fonte di inquinamento. Tutti aspetti questi che sono oggetto di un quadro regolamentare armonizzato a livello europeo. Si pensi tra gli altri alla disciplina unionale relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato o a quella afferente alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. In questo contesto non va tralasciato il decisivo ruolo di una legislazione interna che oltre a individuare una disciplina di dettaglio rispetto a quella europea, è chiamata a dettare norme fondamentali come quelle finalizzate a contrastare fenomeni illeciti tra i quali spicca il contrabbando. Secondo alcune stime, il mercato illecito si attesterebbe ancora intorno al 3,8% del mercato totale, con un mancato introito per le casse dello Stato di circa 300 milioni di euro all'anno. Relativamente a quest'ultimo aspetto, permettetemi di sottolineare come proprio in questi giorni si trovi al vaglio delle competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari
al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nell'ambito del quale provvedimento la disciplina del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, anche grazie al contributo dell'Agenzia, si appresta ad essere revisionata sotto il profilo sostanziale sanzionatorio al fine di rafforzare il presidio avverso tale fenomeno illecito. Anche il testo unico accise sta per essere integrato dalla previsione di una nuova e autonoma fattispecie volta a sanzionare la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati. L'attività legislativa in materia di tabacchi richiede quindi un approccio improntato al corretto bilanciamento di tutti gli interessi toccati dal comparto. Sotto questo aspetto assume spunto di riflessione il ruolo delle aziende del settore rispetto alle dinamiche decisionali nazionali. In tal senso, gli Stati Generali intendono essere di stimolo per far sì che il dialogo con gli operatori economici del settore possa avvenire in un contesto di leale, proficua ed equilibrata collaborazione con tutti i portatori di interessi. L'Agenzia intende fungere da vero e proprio tramite tra il decisore pubblico e gli operatori del comparto, ponendo a disposizione di tutti la propria expertise in materia, specie con riguardo al monitoraggio dell'evoluzione del mercato dei tabacchi e dei prodotti ad essi succedanei. In tale contesto, un importante apporto potrà derivare dal focus che durante la sessione di questo pomeriggio verrà dedicato alle esperienze sviluppate negli altri Stati dell'Unione Europea, specie con riguardo al livello di tassazione adottato in ambito unionale, anche rispetto ai prodotti di nuova generazione, che non rientrano nel regime armonizzato dei prodotti sottoposti ad accisa. Avviandomi alla conclusione, ci tengo a ringraziare il Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, onorevole Marco Osnato, per l'autorevole contributo che potrà prestare al dibattito. Ringrazio inoltre tutti gli altri illustri ospiti che hanno gentilmente accettato l'invito a partecipare ai tavoli tematici, nonché il dottor Claudio Antonelli, giornalista della Verità, che modererà quest'ultima sessione. Vi ringrazio per l'attenzione e auguro a voi tutti buon lavoro. Prende la parola il Presidente della Sesta Commissione Finanze della Camera dei Deputati, onorevole Marco Osnato. Buongiorno. Innanzitutto, nel ringraziare il Direttore Alesse, non voglio esimermi dal complimentarmi innanzitutto per l'alto livello di questi Stati Generali che evidenziano una volontà di ridare, se vogliamo usare questo termine, un ruolo oltre che istituzionale anche sociale alla sua struttura, alla struttura che lui dirige e che credo sia quanto mai opportuno in questo momento in cui, come giustamente ci ha ricordato, insomma, le evoluzioni del settore sono tante e sono molto importanti. Quindi grazie, complimenti a te, complimenti a tutta la struttura perché evidentemente sei stato in grado anche di ridare uno sprint molto forte all'Agenzia e questo per noi in Commissione, in Parlamento è molto importante. Credo che sia molto importante anche oggi discutere e ragionare su questo importante mondo che è il mondo del tabacco, un mondo che come abbiamo sentito è in evoluzione, è una realtà storica, tradizionale, che fa parte anche dei costumi della nostra gente, ma che ha subito anche delle innovazioni importanti di carattere tecnologico, sono cambiate anche le realtà merceologiche che fanno parte appunto di questa di questo grande mondo e che offrono anche molte opportunità, ma creano anche alcuni rischi. Abbiamo parlato appunto di rischi sulla salute, di rischi anche sulla legalità, sul tema del contrabbando, insomma, quindi evidentemente è quanto mai opportuno che l'Agenzia possa svolgere nel pieno delle sue competenze questo ruolo e lo sappia svolgere con la competenza appunto che le riconosciamo tutti quanti. Io credo che in tutto questo
per noi che lavoriamo in commissione, per me e per i miei commissari, insomma, sia molto importante avere contezza e consapevolezza di quello che ruota intorno a questo mondo. Noi abbiamo fatto un lavoro che si è appena concluso su un altro ambito, che è quello dell'evasione sulla IVA e dell'accisa degli idrocarburi, dove anche qui il contributo dell'agenzia è stata assolutamente determinante. Mercoledì, se non ricordo male, avremo il documento conclusivo e spero, insomma, che da questo si possa anche arrivare a innovazioni normative che possono ulteriormente aiutare il lavoro dell'agenzia e degli altri organi proposti. Ma anche il tema dei tabacchi, che ha bisogno probabilmente di una approfondimento. Perché? Perché è chiaro che equità ed efficienza del prelievo fiscale sono punti fondamentali per chi come noi deve amministrare la cosa pubblica, e noi oggi dobbiamo capire se il regime concessorio e il prelievo fiscale riescono a coniugare appunto l'interesse dell'erario che è preminente, ma anche con quello degli operatori del settore che come ci ricorda l'articolo 36 della Costituzione, assicurare a se stessi e alle famiglie un'esistenza libera e dignitosa è ovviamente prioritario. Quindi su questo abbiamo ritenuto di dar via a un'indagine conoscitiva che sarà molto ampia, sarà molto partecipata, dove evidentemente il ruolo dell'agenzia delle dogane dei monopoli è assolutamente importante, e credo che possa anche qui fornire a noi legislatori fondamentali informazioni rispetto a quelle che appunto sono le evoluzioni del mercato, a quelle che sono le criticità che oggi si pongono nella filiera appunto dei tabacchi, dalla produzione fino a coloro che poi fanno il front office, come si potrebbe dire, insomma, col consumatore finale, e che è il soggetto appunto che tutti insieme vogliamo tutelare. Quindi sicuramente da qui emergeranno anche volontà di comprendere se lo status quo può e deve essere o deve essere aggiornato, se abbiamo ulteriore bisogno, come credo, di semplificazioni ed efficientamento sulle procedure, se, e qui colgo le parole del direttore Alesse molto importanti, il dialogo leale, perché questo è importante, come hai detto tu, è assolutamente fondamentale con chi opera nel settore, con tavoli ad hoc, con situazioni appunto nella quale la Commissione ovviamente è assolutamente a disposizione se necessario, per evidenziare anche alla parte politica, diciamo, eventuali necessità. Ecco, questa del dialogo costante, leale, è molto molto significativo e molto importante secondo noi, perché non credo che le evoluzioni si fermino qui. Ogni giorno per fortuna anche scopriamo che il mercato offre ulteriori innovazioni tecniche, anche migliorative dal punto di vista della salute del consumatore nel caso dei tabacchi. Quindi insomma credo che sia opportuno continuare questo dialogo, e che sia opportuno anche in un'ottica che il governo si è dato anche di insieme al Parlamento, di dare certezze dal punto di vista della pianificazione per chi opera sempre nel settore. Lo dico ovviamente sia innanzitutto dal punto di vista fiscale. Io credo che l'idea positiva che il governo ha avuto, che il presidente Meloni ha cercato di dare come logica complessiva, e che il viceministro Leo ha poi prodotto dal punto di vista fiscale, cioè di avere un calendario ben certo, sia sicuramente molto opportuno. Su questo credo che bisogna lavorare. Se poi ci sono da fare gli aggiustamenti, ripeto, con la modalità che ben hai dipinto tu poc'anzi, è molto importante. Credo che ogni attore appunto debba fare la sua parte con la lealtà e la prospettiva che ci davamo prima, e appunto si possa valutare in una ottica complessiva il lavoro da svolgere. Credo che questo porti ad avere dei risvolti positivi dal punto di vista ovviamente del settore, ma credo che offra anche una credibilità ancora maggiore alla nostra nazione. Credo che questo sia molto opportuno. Siamo di fronte a investimenti importanti che il nostro territorio nazionale può ricevere, quindi su questo io voglio parlare anche, credo, a nome dei miei colleghi commissari. Il Parlamento farà di tutto perché le norme, che siano fiscali o di altro tipo, possano offrire a coloro che vogliono investire in Italia, creare sviluppo in Italia, creare occupazione in Italia, tutte le condizioni migliori. E quindi
credo che la prima condizione, anzi è una precondizione che ci viene chiesta in queste occasioni, è proprio quella della credibilità di un sistema nazione che noi cercheremo di offrire sempre di più. Grazie mille. Diamo inizio ai lavori della sessione accise e tabacchi. Modera il dottor Claudio Antonelli, giornalista della Verità. Grazie mille, invito subito ad accomodarsi gli ospiti. Vado in quest'ordine e poi vi spiegherò perché. La dottoressa Nevia Andrisani, in rappresentanza di European House Ambrosetti. Prego. Dottor Andrea Alemanno, capo Public Affairs e Corporate Reputation di Ipsos. Mario Antonelli, presidente nazionale FIT, Federazione Italiana Tabaccai. Complimenti per il cognome, tra l'altro. Per me era da tempo che volevo dirla questa cosa e ne ho approfittato. E il dottor Gianfranco Labib, che è presidente nazionale di Asso Tabaccai. Il dottor Mosè Giacomello, presidente di Vapitali. Eccoci. Mentre si accomoda, approfitto semplicemente per due numeri, ma che servono esclusivamente a me per dare un po' il perimetro di questo primo appuntamento, e lo dico già, sarò tremendo, devo fare lo sceriffo dell'orologio, ma non per colpa mia, perché devo rispettare un certo tipo di orari. Quindi il tema è cercare di mettere a terra un'analisi dei prodotti da fumo e da inalazione, con diversi punti di vista, consumatori e non solo. Dicevo, questi due numeri, se permettete mi accomodo perché poi per due ore devo stare, due numeri che servono a me, nel senso dal 2005 al 2023-2022 il consumo di tabacco tradizionale, di sigarette tradizionali, è passato all'incirca da 92 milioni a 58 milioni. Se però andiamo ad aggiungere altri milioni di chili legati alle nuove tipologie, superiamo gli 80 milioni, almeno questi sono dati del fine 2022. Allo stesso tempo il gettito, poi se ho sbagliato mi potrete correggere voi ovviamente, siete qui per quello. E, allo stesso tempo il gettito ha mantenuto una coerenza, e questo era l'elemento importante sostenuto in entrambi gli interventi di chi ci ha preceduto. Al tempo stesso, se vado a prendere due nuove tipologie che sono quelle delle e-cig, vado a contare all'incirca 45.000 persone occupate e credo anche un paio di migliaia di punti fisici di vendita. Dall'altra parte, di quello non riscaldato dovremmo essere, di quello non combusto, scusate, 41.000 persone occupate. Per cui da osservatore direi che questi sono i due numeri che mi hanno colpito principalmente, perché sono i cardini di quello che dice anche la stessa Costituzione. Però lascerei subito la parola, e vado proprio in quest'ordine, perché lascerei prima ad Ambrosetti, poi Ipsos, la parola per raccontarci un po' l'analisi che ci portate. Prego. Buon pomeriggio, grazie a tutti, e ringrazio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'invito. E per noi diciamo un piacere essere qua a rappresentare un po' quella che è la nostra esperienza sul settore, e come diceva il dottor Antonelli, un po' quello che diciamo lo stile della casa, ci piace come sempre partire dai numeri che insomma sono esattamente quelli che un po' sono stati già citati, quindi di fatto un andamento dei volumi che è in leggera crescita negli ultimi anni. Ma quello che noi abbiamo osservato e che è stato già accennato e che ci fa piacere sottolineare è soprattutto come ci sia stato uno shift nei consumi, quindi con una riduzione nei consumi di prodotti tradizionali che di fatto nel 2019 abbiamo preso ad esempio le sigarette, che sono il prodotto che tuttora è ancora comunque quello più consumato, rappresentavano oltre l'85% del mercato, e che nel 2023, quindi di fatto in 5 anni, rappresentano il 72% del mercato, quindi con una riduzione di circa 13 punti percentuali, che è un dato abbastanza rilevante, anche perché, magari è un caso, ma è comunque utile sottolinearlo, nello stesso periodo di tempo invece il tabacco senza combustione è passato da rappresentare solo il 4,3 al 18, quindi
specularmente più 13,7 punti percentuale. Quindi di fatto c'è stato uno spostamento dei consumi dai prodotti tradizionali ai prodotti innovativi senza combustione. Ma quello che noi abbiamo osservato nella nostra analisi è che di fatto questo spostamento dei consumi è stato abilitato anche da una trasformazione di tutta quanta la filiera, una trasformazione della filiera importante che ha comportato una serie di investimenti e di scelte innovative, perché quello a cui abbiamo assistito negli ultimi anni da parte di tutti quanti gli operatori del settore della filiera è stata una trasformazione del loro modello di business. Siamo passati da un prodotto, un consumable che di fatto esauriva, diciamo, il suo ciclo con la vendita e che quantomeno apparentemente per quella che era la percezione dei consumatori non era soggetto a grandi innovazioni, invece ha dei prodotti che hanno un ciclo molto più lungo, anche con una parte di after sales abbastanza importante, e che di fatto invece hanno richiesto un'innovazione importante per tutti quanti gli attori della filiera, quindi dai produttori, distributori e i rivenditori al dettaglio. Questo cambiamento dei consumi ha visto comparire sul mercato appunto l'utilizzo di dispositivi elettronici per fruire di tali prodotti, cosa che appunto prima non era, e quindi anche, diciamo, tenendo conto di quella che è la sensibilità dei consumatori, che comunque sono una parte rilevante del mercato, ha portato, diciamo, ad assumere grande rilevanza il tema della sostenibilità, che, diciamo, probabilmente fino a quel momento non era venuto alla ribalta per quello che è stato tradizionalmente il settore dei tabacchi, e questo ha portato poi diversi player a lanciare una serie di iniziative nell'ottica di economia circolare, anche perché ormai sentiamo parlare in tutti i contesti delle famose transizioni gemelle, le twin transitions, e nessuno si può esimere, diciamo, dal dare una risposta a questo che è un nuovo paradigma e un nuovo modello di fare business. E quindi di fatto anche il settore dei prodotti del tabacco si è mosso in questo modo, con una serie di iniziative che prevedono, anche qua con il coinvolgimento importante dei consumatori che sono chiamati a fare il primo passo, quindi a riportare i loro dispositivi elettronici, per dare poi il via ad un percorso di raccolta, di riciclo e di smaltimento dei prodotti nel rispetto, diciamo, di quelle che sono le normative sulla sostenibilità. Quindi questo cosa ci dice? Che è una filiera che a tutto tondo innova sia nei prodotti sia nei modelli di business, ma anche proprio nell'approccio, nel rispetto di quelle che sono le sensibilità e le esigenze che i consumatori manifestano sempre più. Grazie. Allora io prego. Passo subito la parola a lei, dottor Alemanno, perché è così, così passate anche il mio. Grazie. Perché qui abbiamo visto un lato, l'altro è anche il tema dell'illecito. Sì, l'altro lato della medaglia, quel lato oscuro di questa medaglia, come Ipsos da diverso tempo ci occupiamo di questi temi in vari settori, e abbiamo raccolto l'anno scorso la sfida di Logista, che ci ha chiesto un po' di cercare di capire di più di cosa sia questo illecito e soprattutto quanto in qualche modo abbia impatto. E abbiamo fatto un grosso studio con circa 6.000 interviste, di cui adesso vi riporto ovviamente dei cartelli, scusate, sono Ipsos, quindi mi tocca portare dei cartelli, però saranno molto brevi. Bene, per capire cosa sia l'illecito siamo partiti dai canali. Quindi a un certo punto, noi ovviamente dovevamo stimare, partendo da un punto di vista, siamo partiti dai canali. Abbiamo identificato quali canali non ufficiali comportano comunque un tipo di commercio illecito. Bene, quello che abbiamo identificato è che poco meno del 3% della popolazione italiana comunque fa degli acquisti su canali non legali di prodotti, in ogni caso da fumo, di tabacco, che corrisponde comunque a 1.400.000 di italiani, quindi un certo numero. E ci siamo anche lanciati un po' di più.
abbiamo cercato di stimare quanto valga, ossia quanti soldi escono dalle tasche di questo 1.400.000 e quindi prendono un percorso che non sia lecito, e siamo a 1 miliardo, grosso modo 1.100.000. Molto è fatto ancora dal tabacco tradizionale, però vedete quanto, se nei numeri i nuovi prodotti sono ancora molto indietro, come ha citato prima Ambrosetti, rispetto al tabacco tradizionale, anche se stiamo vedendo uno scambio di posizioni. Bene, capsule liquide e e-cig disposable comunque già in questo momento determinano una grande parte di questo tipo di illegalità, e soprattutto il peso dell'illegale sul totale di questo mercato è non trascurabile, è veramente molto forte. Se sul tradizionale abbiamo il 3% all'incirca, qui siamo sugli e-cig disposable intorno al 20%, e su capsule liquidi rasentiamo la metà del mercato. Quindi è vero che sono ancora mercati in crescita, però è vero che sta crescendo un mercato con grande fetta di illegalità, e quindi via via che dovesse continuare questa crescita, questo problema, anche come anticipato nella relazione il direttore Osnato, questo problema va affrontato e va capito. E questo problema, soprattutto sui nuovi prodotti, è molto legato all'online, perché è il canale dove avvengono buona parte delle transazioni che sono in qualche modo non legali. Attenzione, la transazione online è una cosa complicata. Non abbiamo l'e-commerce come tipo Amazon, ma abbiamo una varietà di situazioni che abbiamo cercato di capire, tant'è che abbiamo fatto 1000 interviste in più per capirlo. E di fatto l'online a volte è quasi una vetrina, quindi è una proposta, a volte un luogo di negoziazione, dopodiché il negozio, in termini adesso giuridici forse è sbagliato, si chiude molte volte offline. Dopo però che ci si è informati, si è negoziato, in alcuni casi però già un quarto, il 24%, avviene già tutto in maniera online. Quindi la parte di contatto, negozio, l'arrivo a casa, pagamento. Ovviamente le forme di pagamento moderne consentono anche di questo tipo di attività. E tutto questo abbiamo visto, 1.100.000 escono dalle tasche delle persone. Beh, che cosa determina questo? Questo, secondo la nostra stima, determina mancate entrate erariali per circa 620 milioni di euro. Ovviamente poi, come tutte le stime, ci si può ragionare, però sono molto solide, sono basate anche sui dati ISTA, sui dati matrici input-output dei settori. Determinano un fatturato perso di circa 540 milioni di euro e un impatto negativo sul PIL di 230 milioni, perché ovviamente l'impatto negativo è minore perché questi soldi poi da qualche altra parte girano comunque. E rispetto a quei 45-46 mila persone che sono impiegate nell'industria, ecco, se non ci fosse tutto l'illecito, cosa ovviamente magari estrema, però avremmo circa 5 mila persone in più che lavorano in questo settore. Bene, e il problema, di nuovo, come già è stato sottolineato nelle relazioni introduttive anche dal Presidente della Commissione, è che soprattutto sul prodotto nuovo questo impatto negativo è molto legato alla perdita della filiera. L'impatto sul valore mancante delle entrate erariali c'è, ma c'è un impatto molto negativo sulla filiera. La filiera perde dei soldi proprio perché, come abbiamo visto, quasi metà di una parte di queste transazioni finisce su canali non legali. Posso interromperla? Sì, prego. Una domanda faccio a lei, ma poi ovviamente vale anche al di là dei numeri, secondo lei dietro il tema dell'illecito su questi nuovi prodotti vale molto, pesa molto la componente di una scarsa informazione, di una scarsa percezione, perché l'online spesso questo un po' causa, o c'è anche un tema di un eventuale disequilibrio fiscale?
Allora, dare una risposta chiara su questo, la nostra sensazione è che il problema risiede in una somma di due ignoranze. La prima è un'ignoranza delle conseguenze del mercato illecito. Quindi è vero, si sa che non è una cosa del tutto sommato che va bene, però non se ne comprende l'impatto sia sul gettito e sia anche sull'alimentazione di un circuito a volte criminale. E la seconda, molto legata su tutta la componente online, è quella di quello che abbiamo definito un illecito a volte inconsapevole. Cioè non si sa esattamente online o comunque per tutti i nuovi prodotti. Però siccome c'è una forte vendita online, quindi lo definisco l'online, ma vale anche sull'offline questo. Molte volte l'acquisto da canali non autorizzati non si riesce a capire che è un acquisto da un canale illecito. Tant'è che un 29% di persone che comunque fa questi acquisti non vorrebbe farlo e dichiara di non sapere come fare a comprendere se dove stanno facendo l'acquisto sia una cosa lecita o illecita. Diciamo, non si pongono molto il problema, ma d'altra parte evidentemente non hanno strumenti abbastanza chiari per riuscire a discernere. Quindi la componente informativa è molto molto rilevante, anche per far capire che il problema obiettivamente determina le conseguenze. Grazie. Io l'ho interrotto, però si sta... No, volevo dire questa cosa, quindi... Okay. Non eravamo d'accordo. Quindi direi che lavorare sulla repressione va benissimo, ma lavorare sul cambiamento di norme è sicuramente assolutamente molto utile. Lavorare sulla parte informativa però consente anche di recuperare facilmente quella parte di illecito inconsapevole. E forse anche sull'illecito consapevole, ma non consapevole delle conseguenze, potrebbe dare uno stimolo. Grazie. Se posso andare in continuità o se qualcuno voleva anche... No, ok, a posto, scusate. Passerei la parola a lei, dottor Giacomello. Per ascoltarlo ovviamente, la ringrazio del suo intervento. E poi... poi girerò anche lei la stessa domanda, insomma. Prego. Perfetto, grazie. Sono Mosè Giacomello, presidente di Vapitaly, la prima fiera del vaping in Italia, del vaping, quindi solo dei prodotti di vapore, escludendo quindi tutto ciò che è il mondo del tabacco. Un mondo che è nato agli inizi degli anni 2000, che si è evoluto e già verso il 2010-2012 in Italia aveva una forte presenza in un mercato che di fatto non esisteva, lo Stato neanche conosceva questo mondo, ma già si diffondeva. Un prodotto nato dal basso con tante piccole aziende che producevano soprattutto liquidi ed aromi. In quella fase iniziale l'Italia, ricordiamo, è stata una dei più grossi produttori d'Europa come innovazione dal punto di vista di aromi e liquidi da inalazione. L'evoluzione successiva è stata un po' quella che conosciamo, normativa, quindi innanzitutto la direttiva europea del 2014 recepita nel 2016 e tutte le normative fiscali italiane. In quell'ambito nasce Vapitaly nel 2015, ma nasce soprattutto come opportunità di creare momenti di incontro in questo settore. Quindi sì una fiera, ma un settore che si conosceva e si parlava soltanto attraverso gli online. Quindi produttori, negozianti, eccetera, vivevano online, avevano pochissimi momenti di confronto. E da qui è nata un po' l'idea di fare questa fiera e di portare questo mondo assieme. Quindi sin dalla prima edizione si è lavorato molto su tutta la parte incontri, conferenze, abbiamo sempre affrontato le tematiche ovviamente di salute con gli esperti sia nazionali che internazionali, ma soprattutto le tematiche normative, ed è stata fatta anche molta formazione per i negozianti, visto che parliamo di un settore in cui la parte normativa è ancora in evoluzione, non è stabile, lo sappiamo. Le ultime novità, anche già quest'ultima edizione,
appunto sugli aromi e le novità che ci saranno a breve. Quindi un settore che ha bisogno di essere informato, di conoscere quali saranno le evoluzioni. Dal 2023 abbiamo avuto il piacere di avere l'Agenzia delle Dogane e Monopoli presente con uno stand a Vapitali, un punto informativo che è stato molto apprezzato, quindi un sacco di persone che si rivolgevano avevano l'opportunità di parlare con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quest'anno, in particolare con la conferenza, ringrazio il direttore Accise, dottor Liberatore, per aver partecipato a una conferenza molto intensa con un sacco di domande, quindi se vogliamo una continuazione anche di quello che stiamo facendo, cioè una relazione tra il mercato e l'agenzia, quindi sempre di più la possibilità per l'agenzia di avvicinarsi al mercato, conoscere i prodotti e conoscere anche le esigenze di questo mercato. Quindi ecco, questa era un po' la base della cosa. Il sistema fieristico ovviamente si sta evolvendo anche lui, quindi essendo un mondo di prodotti di prodotti sottoposti a normative stringenti, non ci sono più le tematiche delle, chiamiamole originarie, mostre mercato, ma più fiere professionali fatte da professionisti e comunque sempre momenti di incontro con quelle che sono le istituzioni e la politica, che non dimentichiamo ha partecipato in varie occasioni a questi eventi. Quindi poi vabbè, vediamo un po' chi è il pubblico di Vapitali, perché c'è sempre la domanda qual è il pubblico che frequenta. Ovviamente gli operatori di settore sono molto presenti, oltre il 60-70% degli operatori di questo settore partecipa a almeno una delle due edizioni annuali di Vapitali, quindi di fatto si può abbracciare quasi tutto il settore dei negozi specializzati, farmacie, parafarmacie e soprattutto di produttori italiani e esteri. Una buona fetta di chi è interessato a entrare in questo settore, magari vorrebbe aprire un negozio di vicinato, comunque interessato a lavorare in questo settore, e qui è stato verificato appunto anche dalla stessa ADM territoriale come molti di questi siano andati allo stand ADM a chiedere informazioni per sapere come muoversi e come fare. C'è poi la parte di quello che è il pubblico, chiamiamolo consumatore, che vuole essere informato, sa che ci sono questi prodotti, sa che ci sono decine migliaia di aromi, non ha idea di cosa siano, vuole conoscere l'evoluzione del mercato e quindi un po' la terza parte. Il nostro auspicio quindi è di continuare su questa strada e di essere sempre, diciamo, di aiuto alle istituzioni per relazionarsi con questo mercato. Grazie. Però volevo rubare due parole in più sulle criticità, almeno dal suo punto di vista. Qualcosa è già emerso, però c'è anche un tema di un... lei giustamente ha detto, non parliamo di tabacco, per cui rientra in una sfera più ampia, per cui c'è una differenziazione e poi ci sono le criticità che sono emerse prima. Volevo girare a lei la stessa domanda, sì, se posso. Ma direi che mi trovo estremamente concorde con quanto è stato detto, quindi con l'analisi Ipsos su questo tema dell'illegalità e soprattutto su questa, diciamo, non conoscenza del fatto che certe azioni non siano legali. Parlo soprattutto nell'ambiente dei giovani. Sono abituato a un amico inglese, compra le sigarette elettroniche online, se le fa arrivare a casa, poi abbiamo molti giovani che studiano un po' di qua, un po' di là, lo sappiamo, quindi vivono, sono un attimino più internazionali di noi, e non riescono a comprendere o proprio non hanno idea che invece qua non possa essere così. Quindi una differenza normativa, e qui l'auspicio del consigliere Alesse che poi si arrivi a una normativa comune europea, sicuramente potrà aiutare, perché la visione soprattutto dei ragazzi è se la si può fare, perché qui non lo posso fare. Quindi
direi che per il resto concordo con quell'analisi. Grazie. Sì. Devo dire che, se, una minima parentesi, come dal, per quanto riguarda la nostra categoria, e qui faccio un mea culpa, noi, i giornali, i media nazionali dovrebbero seguire molto di più queste tematiche, spesso sono considerate un po' laterali, e invece daremo un, probabilmente, se scrivessimo cose corrette, un contributo importante. E a proposito dei contributi, ovviamente vado al tema delle tabaccherie, che sono un presidio territoriale, tra l'altro, per cui allora, vedo che ha il microfono, per cui, dottor Antonelli, prego, volevo lasciarle la parola. Grazie. Intanto ringrazio l'agenzia, nella figura del direttore Alessio, l'invito a queste due giornate per me molto importanti, la prima volta negli Stati Generali, spero che continuino, perché è uno strumento talmente importante per colloquiare e confrontarci, penso che sia fondamentale. Per quanto riguarda la FIT rappresenta da 120 anni la categoria di venditori di generi di monopolio, perché all'inizio eravamo i venditori di generi di monopolio, poi siamo diventati tabaccai, però i generi di monopolio, parliamo di qualche secolo fa, quando il tabaccaio vendeva sale e tabacchi, chinino di Stato, il principale tabacco che si vendeva era il trinciato forte o comune per arrollare, e poi siamo passati alle sigarette, siamo passati alla prima differenziazione di cambiamento da sigarette con filtro e senza filtro, c'è stata un'evoluzione tramite giochi, servizi, oggi stiamo nella digitalizzazione, rilasciamo speed e tutto, i tabaccai per l'ennesima volta hanno cambiato pelle e sono adeguati a quello che è il mercato. Non ripeto, non torno sui numeri che sono stati giustamente prima di me pronunciati. Il ruolo del tabaccaio in un momento di cambiamento è fondamentale. È fondamentale perché il tabaccaio oggi in Italia è una persona formata, con una formazione obbligatoria da parte dello Stato, con un esame abilitante, sia all'atto della concessione che rinnovo ogni 9 anni. Noi puntiamo tanto sulla formazione, perché in questi momenti la formazione è determinante per far passare le notizie giuste ai consumatori. Noi siamo imparziali, cerchiamo di rimanere in Italia dietro il bancone e non offrire più uno che l'altro prodotto. Però è chiaro che i numeri dicono che il mondo cambia velocemente, non è più i tempi della sigaretta col filtro e senza filtro, si adeguano, parliamo di mesi, per cambiare un prodotto, esce il prodotto nuovo e viene lanciato e reclamizzato. Abbiamo visto dalla sigaretta elettronica all'inizio, poi sono uscite le sigarette usa e getta, poi tutti gli altri dispositivi in generale con il capsule, senza capsule, tabacco riscaldato, una cosa certa è che il mercato ha cambiato e sta cambiando in modo importante. Il nostro ruolo rimane sempre quello, ripeto, di essere terzi nella distribuzione, ma di informare i nostri clienti. In tabaccheria i clienti trovano la capillarità, perché oggi 50.000 punti in più vendita, siamo presenti in tutti i comuni d'Italia dove esistono gli abitanti. I numeri parlano di 7.900 comuni, 7.004 c'è una tabaccheria, forse nei 500 restanti non ci sono nemmeno gli abitanti. Il tabaccaio è facilmente individuabile dalla T, che nell'immaginario collettivo è il segno dello Stato, appeso fuori le nostre rivendite, e poi c'è un passaggio ancora importante, che seguiamo la filiera dall'inizio alla fine, sotto, vendiamo prodotti strettamente controllati dall'agenzia, sia per la parte fiscale che anche per la parte sanitaria. Questo è fondamentale perché offriamo un prodotto e una garanzia di serietà al consumatore, e quello che riguarda l'accesso del fumo e poi dei giochi anche dei giovani. Perciò io penso che il ruolo della tabaccheria è fondamentale oggi e lo sarà ancora nel futuro. Puntiamo sempre più a una formazione qualificante della categoria sotto l'aspetto di formazione e certificazione della formazione, proprio perché per evitare derive che portino da qualche posto sbagliato. Grazie. No, se, prego, dottor Labi, lascerei a lei il suo tempo per l'intervento. E poi dopo. Grazie, grazie. Intanto ci tengo a ringraziare l'agenzia, il consigliere Alesse, il direttore Liberatore, che ho conosciuto personalmente, e anche l'onorevole Rosnato, mi dispiace che sia andato via, ma lo ringrazierò anche personalmente, perché questa, diciamo, questi Stati Generali sono un momento importante di incontro, e ringrazio anche la mia associazione, di cui faccio parte, non perché sia meno importante, Asso Tabaccai Confesercenti, di cui sono presidente nazionale, perché ha a cuore il percorso, la vita imprenditoriale dei nostri colleghi, dei miei colleghi,
Ho sentito parlare di molti numeri, di molta attenzione all'evasione fiscale, perché l'erario naturalmente ha necessità di controllare la propria filiera. Ho sentito l'attenzione alla salute, che per noi non è meno importante rispetto a ciò che noi dobbiamo fare giornalmente a livello di impresa. Però non ho sentito le tabaccherie al centro in questo discorso, non ho sentito gli operatori di filiera, che sono elemento essenziale di una catena di controllo, non li ho sentiti al centro di questo discorso, non perché sia non perché ce li siamo dimenticati, ci mancherebbe, naturalmente abbiamo puntato ad altro nella discussione. Però, come ho sempre fatto notare al consigliere Alessi, al direttore liberatore, all'onorevole Osnato e a chi ho incontrato nel mio percorso da presidente, il punto d'arrivo, il punto di controllo, l'avamposto dello Stato sono i tabaccai, sono i colleghi formali, come diceva il collega presidente Antonelli, che ringrazio, sono il controllo del territorio. Se noi siamo presenti in tutti i comuni d'Italia è perché la tabaccheria ha retto ai cambiamenti, alle evoluzioni, ha retto nonostante ci siano delle leggi che ne limitano la possibilità di crescere, di farsi pubblicità, di diventare realmente impresa. Io non sono soltanto un tabaccaio, ma sono un imprenditore, quindi da imprenditore mi sono posto da subito l'obiettivo di portare le tabaccherie in un nuovo mondo, in una nuova era, che sia quella dell'impresa a tutto tondo. Quindi se noi possiamo essere fornitori di servizi alternativi, che sono sempre associati alla disponibilità e alla necessità del cliente finale, noi dobbiamo anche essere messi in condizione di poterci evolvere a livello imprenditoriale. Le banche hanno avuto il loro percorso e addirittura in questo momento stanno chiudendo filiali, stanno eliminando Bancomat, perché ormai l'utilizzo della moneta elettronica è diventato di largo uso anche nelle nostre tabaccherie. Noi non siamo contro l'evoluzione, non siamo un'associazione che ha astio nei confronti del mondo che cambia. Noi vorremmo avere le stesse opportunità che hanno avuto gli altri operatori di evolverci, perché se noi siamo, prendo ad esempio, l'ultima categoria che ha disponibilità economiche in contanti nei nostri negozi, abbiamo anche la necessità di proteggere quel contante, perché quel contante è denaro dell'erario per la maggior parte. Noi dobbiamo avere la possibilità anche economica di strutturarci e tutelarci, come hanno fatto le banche, come hanno fatto gli uffici postali, come hanno fatto le farmacie, che hanno avuto delle disponibilità economiche e un'attenzione da parte del legislatore diversa. Allora, le tabaccherie sono un patrimonio dello Stato, come dissi al professor Leo, al viceministro, la prima volta che lo incontrai, io da imprenditore non cercherei mai di impoverire la mia rete commerciale, ma la mia rete commerciale la farei diventare il punto nevralgico del mio progetto diciamo economico commerciale. Quindi l'attenzione che vorrei porre io in questi stati generali è quella di guardare le nostre rivendite, di accompagnare nel cambiamento i nostri colleghi, di portarli in un'era dove loro si possano sentire soddisfatti del lavoro che fanno, perché si svegliano tutte le mattine e tutte le mattine vanno a fare un lavoro che non viene più definito gratificante. Cioè, il discorso di vendere un prodotto che lo Stato controlla ma non ama. Capiamo la salute, perché la capiamo benissimo, perché non siamo fuori dal contesto, diciamo, cittadino, però vorremmo essere trattati non vorremmo essere imprenditori di serie B. Noi abbiamo una necessità, che è quella di tutelare la salute di tutti e quella di essere formati, la portiamo avanti, quella di controllare l'età delle persone che vengono ad acquistare i nostri prodotti,
quella di essere difesi dallo Stato nel contrabbando, quella di essere difesi dallo Stato su, su un progetto di tassazione per le nostre imprese, quella di avere agevolazioni per proteggere il nostro fatturato e i nostri incassi, perché sempre di più io leggo di tabaccherie che vengono rapinate, perché essendo l'ultimo baluardo del contante naturalmente sono le prime che possono essere attaccate, soprattutto perché non hanno i sistemi di sicurezza che hanno le altre imprese. Quindi l'attenzione che io pongo oggi a questi stati generali è quella di lo Stato faccia lo Stato e si ricordi che l'ultimo baluardo dello Stato sono gli operatori, le tabaccherie e le rivendite. Grazie. Grazie. Ma non voglio banalizzare, ma spesso mi tocca fare un po' la sintesi, volevo capire, lei ha in mente più servizi e più agevolazioni fiscali per voi? No, non è un discorso, non è soltanto un discorso di agevolazioni. Il mondo delle tabaccherie è un mondo abbastanza complesso, burocratico e burocratizzato. Il mondo delle tabaccherie vede molti obblighi, molti adempimenti e poca possibilità di respiro a differenza delle altre imprese. Bisognerebbe fare uno studio reale che noi facciamo ormai da molti anni sul modo di operare da parte delle tabaccherie e sulla possibilità di crescere. Cioè le tabaccherie si stanno trasformando in negozi di multiservizi, perché solo con il tabacco, abbiamo visto anche i numeri, solo con il tabacco è difficile per le tabaccherie, per le rivendite, sopravvivere normalmente. Quindi molti si trasformano in bar tabacchi, punti servizi. Dobbiamo comprendere che cioè più servizi non vuol dire più guadagno, vuol dire probabilmente più dispendio anche di energie nei controlli che un tabaccaio dovrebbe fare. Quindi quello che noi non chiediamo è la possibilità di evolverci come tutto il resto delle categorie. Se voi guardate le banche sono diventate digitali, si sono smaterializzate, hanno avuto la possibilità intanto di proteggere i loro incassi, di fatturare, di crescere, di assumere, di gestire la propria impresa in maniera più semplice rispetto a magari altre attività. Le farmacie, le poste, addirittura le poste in questo momento stanno chiudendo uffici postali, sono meno 3% rispetto all'anno scorso. Cioè dobbiamo comprendere che noi stiamo diventando veramente l'ultimo baluardo del contante, ma non vogliamo essere poi, diciamo, l'obiettivo della criminalità organizzata, perché la criminalità organizzata ci contra, la microcriminalità ci aggredisce a livello, diciamo, di furti e rapine. La grande criminalità ci aggredisce sotto il punto di vista del contrabbando, che abbiamo visto. Cioè il danno per l'erario è minore in percentuale rispetto all'impatto che ha il contrabbando nei confronti dei nostri operatori. Cioè è minore perché lo Stato ha un fatturato nettamente superiore, può sopperire alle mancanze che vengono fatte, mentre il tabaccaio delle volte è costretto o a trasformarsi o ad abbandonare la nave. Questo è quello che noi chiediamo. Attenzione a tutti i sistemi che possono essere messi in atto per aiutare i nostri colleghi a diventare dei veri baluardi per lo Stato, dei veri punti di arrivo, perché la desertificazione dei negozi in generale è importante. Negozi di abbigliamento non esistono quasi più se non nei centri storici. Altri tipi di negozi stanno sparendo. Le tabaccherie sono rimaste le ultime insegne accese insieme ai ristoranti. Quindi vorremmo attenzione. Perché? Perché naturalmente dobbiamo rimanere sul territorio per fare il nostro lavoro. Noi siamo operatori dello Stato, siamo l'ultima parte dello Stato, ma siamo la parte probabilmente più importante, perché siamo quelli che possono confrontarsi con l'utenza. Chiaro, grazie. Io abbiamo ancora qualche minuto, volevo approfittare e fare una domanda alla dottoressa Andrisani, se posso. Visto che ha introdotto il tema della sostenibilità, dell'evoluzione, poi sostenibilità è una parola che a me non è che piaccia molto, perché insomma è un po' tirata di qua e di là, un po' abusata, eccetera, eccetera. Però quello che volevo chiedere, questo settore, questo comparto, rispetto ad altri settori, negli ultimi anni ha avuto necessità di evolversi, di cambiare molto più rapidamente di altri, mi sembra, o è solo una mia percezione, o è così. Per cui ci sono delle impellenze
molto più forte di altri settori, per cui di stare al passo dal punto di vista tecnologico, ma anche dell'economia circolare. Ma allora diciamo che probabilmente gli altri settori sono partiti prima. Forse era più evidente che ci sarebbe stata la necessità di fare un investimento di sostenibilità dal punto di vista ambientale e sociale. Il settore dei prodotti del tabacco forse è partito un po' dopo e quindi di fatto ha dovuto fare un po' una rincorsa e lo sforzo è stato più ravvicinato nel tempo e quindi di fatto probabilmente è stato anche un po' più complesso da sostenere, no? Quello che dicevamo prima era i prodotti tradizionali del tabacco probabilmente si prestavano un po' meno al tema della sostenibilità. Questo non toglie che di fatto tutti gli operatori del settore sono comunque delle imprese e quindi c'erano degli ambiti di sostenibilità sui quali potevano intervenire certamente, ma quelle che sono state le iniziative legate al prodotto di per sé sono venute probabilmente in un secondo momento e quindi di fatto c'è stata un po' una accelerazione che si è resa necessaria con quello che ne consegue anche in termini di investimenti, non soltanto economici, che certamente non sono trascurabili, ma anche di risorse, di adeguamento, di formazione e anche in alcuni casi di revisione anche delle strutture organizzative che di fatto hanno dovuto far fronte a queste sfide nuove, che ormai tanto nuove non sono più, ma che di fatto hanno richiesto comunque un adattamento. Adesso so che è una domanda un po' così, però secondo voi nei prossimi, questa spinta che abbiamo avuto fondamentalmente negli ultimi 7-8 anni, assisteremo a un medesimo rincorsa nei prossimi anni o ci stiamo avvicinando da questo punto di vista e anche sui temi dei sviluppi tecnologici a un punto un po' più di equilibrio? Non so se mi sono spiegato. Sì, credo di sì, ma allora quello che noi vediamo un po' in ambito di sostenibilità che vale a livello complessivo, quantomeno per l'Europa in generale, e che di fatto, ed è stato un punto importante, siamo riusciti a disaccoppiare la crescita economica dalla crescita dell'impatto sull'ambiente. Quindi siamo arrivati a un punto tale per cui le tecnologie in gran parte e anche tutta una serie di iniziative anche di tipo diciamo non strettamente tecnologico ma relative anche alle modalità d'uso, alle abitudini, hanno di fatto consentito alla sostenibilità diciamo di fare un salto in avanti e adesso è un tema che certamente però dovrà essere portato avanti anche nei prossimi anni. Probabilmente non avremo più la necessità di fare la rincorsa che abbiamo fatto finora, ma dovremo comunque tenere un passo abbastanza sostenuto. Certamente non possiamo rallentare perché di fatto gli impatti sull'ambiente sono ormai sotto gli occhi di tutti. Mentre dal punto di vista un po' più tecnologico, non so chi mi vuole rispondere. Chiedo. Sotto l'aspetto tecnologico penso che i passi in avanti siano stati importanti e penso che siamo più o meno siamo vicini al livello di giustizia per quello che riguarda la nostra categoria. Ripeto, poi tutti gli altri discorsi di imprenditori che faceva prima la Bib, giustamente il tabaccaio è un imprenditore ibrido, che è un imprenditore e anche concessionario dello Stato, non dimentichiamo che siamo prima di tutto la rete dell'agenzia. E la parte predominante delle tabaccherie è ancora il reddito prodotto da tabacco, assimilati e da gioco. Grazie. Io sono stati... Vi ringrazio, puntuali. Prego. Grazie. Scusate, saluto giusto perché grazie mille. Inviterei subito a raggiungermi qui su questo palco il dottor Giuseppe Pizzonia, che è qui partner dello studio Tremonti e oltre che docente all'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Prego. A seguire il dottor Umberto Roccatti, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Produttori di Fumo Elettronico, ANAFE. Buongiorno.
è il dottor Marco Felisati, che è direttore affari internazionali Confindustria, e il dottor Gianluca Basso, responsabile affari regolamentari di FIT. Il prego, dove volete, grazie. Grazie mille. Ecco. In questa prossima mezz'oretta circa, andremo a occuparci di temi non solo italiani, ma anche un po' più europei, sui prodotti del tabacco, del vaping, sui nuovi prodotti. È chiaro che siamo in una situazione in cui ci sono appena state le elezioni europee, andremo a breve a capire come sarà composta anche la nuova commissione e quali saranno i nuovi equilibri esattamente dentro il Parlamento, nel senso equilibri pratici dentro il Parlamento, per cui in molti credo si aspettano anche un po' probabilmente una revisione delle direttive. Mi sembra di capire anche da quanto ho ascoltato prima, o in generale da quanto mi succede di ascoltare, è che gli obiettivi, i pilastri dovrebbero essere, io mi sono segnato appunto tre appunti, poi voi correggetemi, la tenuta del gettito in generale, una tassazione adeguata, questo è un altro tema, e qui forse è uno dei temi un po' più dibattuti rispetto agli altri due precedenti, è la corretta differenziazione tra i vari prodotti. E quindi, basta, mi taccio subito, non so, passo a voi la parola e come dicevo, voi avrete qualche minuto in più, ecco, però prego, dottor Pizzone, se vuole cominciare lei. Sì, è già acceso, prego. Io. Sì, grazie. Guardo il telefono ogni tanto, ma non per maleducazione, perché non ho l'orologio. Grazie all'agenzia per questo invito e per questa iniziativa. Europa e Italia, questo è il tema di questo panel. E parlando di Europa, noi usciamo da una legislatura e ci avviamo verso un nuovo Parlamento e la nuova Commissione. La precedente legislatura si attendeva alla revisione delle direttive, in particolare della direttiva sulle accise sui tabacchi, la TED, si è molto discusso, c'è stata una consultazione pubblica, incontri, eventi, eccetera. In realtà poi la revisione non è venuta fuori, non è uscita, e quindi ci aspettiamo che sarà la nuova commissione, quando ovviamente entrerà in attività a regime, a finalizzare questo lavoro. Cosa ci possiamo aspettare dalla revisione della direttiva? Il tema più ascoltato oggi è quello dei nuovi prodotti, del tabacco riscaldato, dei liquidi, e la direttiva in essere attualmente non conosce questi prodotti perché è risalente nel tempo e quindi non li poteva conoscere. Nel frattempo non solo sono entrati sul mercato, ma si sono affermati in modo crescente, come abbiamo sentito, e quindi ci aspettiamo che la direttiva ne tracci una disciplina comune. E qua dobbiamo dire che già alcuni paesi europei, l'Italia in particolare, prima degli altri, è intervenuta con una propria disciplina nazionale che direi abbastanza soddisfacente, che quindi può costituire anche un modello sia dal punto di vista definitorio sia anche nel modo di approcciare questo tipo di prodotti. E quindi ci aspettiamo che anche la normativa nazionale possa essere un riferimento per la nuova direttiva ed anche la normativa doganale, perché il nomenclatore doganale invece questi prodotti li conosce ormai, c'è una voce 2404 e seguenti che ovviamente dà un riferimento oggettivo internazionale riconosciuto, e quindi è bene che l'Europa, ma anche l'Italia, i singoli paesi facciano riferimento a quella categoria per semplicità amministrativa, per favorire i controlli, per una fluidità nei commerci che solo una voce doganale comune e riconosciuta può assicurare. Questo sul lato definitorio. Poi c'è il lato della tassazione. Sul lato della tassazione sicuramente tutte le anticipazioni ci dicono che ci sarà un incremento della tassazione sulle varie tipologie di tabacco. Notoriamente il sistema è basato su una tassazione diversificata, sia a livello di accisa minima europea
come a livello nazionale, quindi ci si attende che venga mantenuto questo tipo di approccio che tiene conto delle caratteristiche intrinseche dei prodotti, della tipologia di consumo dei vari prodotti. E nel sistema la differenziazione ci si aspetta che questa comunque rimanga. E questo a livello europeo. A livello nazionale, ovviamente andremo un po' a ridosso di quello che ci darà la direttiva, però già si è evidenziata una cosa molto importante, e cioè che la politica del governo è stata quella di programmare una crescita, diciamo, graduale, progressiva, ma programmata della tassazione sui vari prodotti, in particolare su questo tabacco riscaldato, che ha consentito agli operatori di agire su un quadro di una certa certezza e prevedibilità del futuro, che è sicuramente importante per le strategie. Non dimentichiamo che questi sono dei prodotti, per gli investimenti, sono dei prodotti ad alto contenuto tecnologico e di ricerca. Quindi non è la vecchia sigaretta che è stata sempre quella per decenni, ma sono dei prodotti che si sono evoluti e si evolveranno. Quindi poter contare su anche un quadro regolatorio, ma anche fiscale, prevedibile, sicuramente aiuta l'attività di tutti gli operatori, nessuno escluso, a tutti i livelli della filiera. Quindi questo è sicuramente un tema importante, una crescita graduale che peraltro ha consentito di mantenere il gettito, anzi di farlo crescere in modo graduale, per cui è vero che c'è una riduzione del consumo in generale dei tabacchi, però è anche vero che il gettito viene salvaguardato e anche, diciamo, l'uso virtuoso che si può fare di questo gettito a tutela della salute pubblica, del miglioramento della qualità di questi prodotti. Quindi direi anche a livello nazionale un quadro di certezze, di prevedibilità, è un quadro che in coerenza col sistema europeo e col sistema nazionale di essere mantenga quella diversificazione che è insita nel sistema. Credo che così, diciamo, così operando, tanto a livello internazionale quanto a livello domestico, si possa avere un quadro, diciamo, importante e interessante per questo tipo di mercato, di prodotti, anche nell'interesse dei fruitori e dei consumatori di questi prodotti. È un tema molto dibattuto, sicuramente non ci voglio entrare, però che ci sia una tematica di riduzione del rischio e che ci sia una tematica di minore tossicità attestata da numerosi studi è un fatto, e questo non è sicuramente trascurabile rispetto alla novità di questi prodotti. Poi l'evoluzione che ci sarà sicuramente aprirà nuovi dibattiti. Lei, se posso, all'inizio del suo intervento appunto, si riferiva a nuovi prodotti che, quando è stata avviata la direttiva, non erano ancora presenti sul mercato, ma tipo le bustine di nicotina, si riferisce anche a questi? Beh, questi ulteriormente adesso sento che cominciano a essere presenti sul mercato, anche questi più nei mercati nordici, mi pare di capire, ma si stanno estendendo a quanto pare anche a queste latitudini più basse. Anche lì sicuramente c'è la necessità di un riconoscimento, di una regolamentazione di questi prodotti. Sono i prodotti con nicotina, per la verità sono i prodotti senza nicotina che dovrebbero avere una connotazione a sé. Diciamo, ogni prodotto ha le sue caratteristiche, la fungibilità c'è, ma fino a un certo punto, perché le modalità di consumo e di godimento, diciamo, di questi prodotti sono differenziati, quindi sempre che tenere conto. No, le chiedevo delle bustine perché non so se posso fare qui se mi è concesso di fare un caso personale, ma io le conosco perché banalmente io nel 2017 fumavo sia le sigarette che il Toscano che la pipa, poi ho deciso di smettere e ho utilizzato il tabacco da masticare che compravo negli Stati Uniti, che qui non c'è, lo so, molti mi vanno così, però è servito. E poi io adesso la domenica utilizzo una bustina di queste e devo dire che
però non lo so, forse sono stato per quello che chiedevo, per me è stato un esperimento, poi un fatto psicologico probabilmente, però la mia domanda nasceva anche da questo. No, ma sicuramente, quindi... ecco, proprio come dicevo, diverse esigenze, diverse modalità di fruizione, lei addirittura dice io fumavo sigarette, poi... quindi in realtà non c'è una piena fungibilità tra questi prodotti e questo ne rafforza la differenziazione, quindi ci sta. Grazie, oh, scusate la parentesi personale, non mi è scappata. Ecco. No, vorrei passare la parola al dottor Felisati, in quanto prima parlavamo anche di investimenti, per cui e anche un po' di quelle che sono le sue aspettative. Le lascio la parola, c'è il microfono, perfetto. Grazie, sì. Io riprenderei, anzi riprendo volentieri alcuni spunti. Cerco di fornirvi una prospettiva che secondo me, secondo Confindustria, è quella prioritaria e dirimente. L'ha detto lei, in un'Europa che si avvita sulle tassonomie, no, con stati membri che adottano regolamentazioni talvolta non esattamente convergenti, con un mercato interno ancora del tutto da costruire. Io credo vada dato atto innanzitutto all'agenzia e al regolatore e al governo italiano di aver realizzato una circostanza che non è molto frequente. Cioè, l'Italia non è sempre nelle pattuglie di testa, né tantomeno è sempre capofila. Nel caso invece dei prodotti innovativi, lo è stata, lo è. Abbiamo, perdonatemi il termine, esportato, condiviso un modello nell'adottare appunto delle definizioni distinte per i prodotti del tabacco riscaldato e per le sigarette elettroniche, a loro volta distinti dalle bionde tradizionali, abbiamo aperto una strada e sostanzialmente è stata anche accolta a livello multilaterale dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane e nel codice unionale. Questo mi sembra un aspetto piuttosto interessante. Io tendo a vederla in termini di competitività e di competitività del Made in Italy, degli investimenti, delle multinazionali e di una filiera integrata. Integrata significa end to end, vuol dire che parte da un'agricoltura 4.0 e è innervata da tecnologie molto avanzate. Innesta un circolo virtuoso, laddove gli investimenti poi generano, per esempio se spacchiamo in due la mela solo per i prodotti del tabacco riscaldato, vi sono 8.000 imprese di cui 1.000 in agricoltura. Per le sigarette, questi generano qualcosa come 40.000 posti di lavoro e di questi tempi non è esattamente risibile. Le sigarette elettroniche danno anch'esse più di 45.000 occupati e mi sembra di capire oltre 2.000 esercizi commerciali. Insomma, c'è turnover, c'è movimento, c'è generazione di valore. Nel 2023 solo i prodotti del tabacco riscaldato hanno generato un export ed è un export, ci tengo a sottolinearlo, made in Italy, di quasi 2 miliardi di euro. Ora, se il modello italiano è un benchmark, e io lo credo, e mi sembra che quasi il 70%, ovvero 17 stati membri sui 23 che commercializzano all'interno dei propri mercati e ordinamenti prodotti del tabacco riscaldato hanno adottato delle definizioni simili, cioè si sono ispirati a quelle italiane, allora questo è il momento di guardare oltre e di guardare ai mercati globali. E sono assolutamente d'accordo, alla regolamentazione dovrebbe in teoria seguire un regime di tassazione conseguente, unitario, che permetta all'Unione Europea di giocare come un player unico a livello globale e chiedere reciprocità. Reciprocità a paesi, a mercati, che sono mercati captive, perché il consumo, la domanda è in crescita a quasi tutte le latitudini. Però ci sono paesi che ancora, e sono molto interessanti
per questa filiera del Made in Italy, che adottano regimi di tassazione che penalizzano il nostro accesso al mercato di questi prodotti. Ora, e per concludere, se il tema è davvero quello della competitività, e io lo sottolineo per la terza ed ultima volta, l'Unione Europea deve compattarsi, dotarsi di una disciplina uniforme e giocare questa partita, che è una partita nel tante partite che si stanno giocando sui mercati mondiali, esigendo soprattutto dai paesi accordisti, quelli con cui l'Unione Europea ha siglato degli accordi di libero scambio di ultima generazione, che contengono quindi dei voli piuttosto, come dire, sottili anche in termini di riconoscimento reciproco, eccetera, eccetera, per permettere a questa filiera integrata che si sta sviluppando di ottenere sempre più accesso al mercato anche negli anni a venire, creando ovviamente sviluppo nei nostri territori. Sono tecnologie collegate, non identiche, ma c'è una forte sinergia fra queste due grandi, diciamo, famiglie di prodotti innovativi, ed è sicuramente un asset sul quale l'Italia deve continuare a investire. Grazie. Grazie. Beh. Se posso, no, se tiene il microfono, no, solo uno, perché tutto quello che ovviamente personalmente lo trovo estremamente condivisibile, quello che vorrei chiedere è: tutto questo può, immagino debba, ma può avvenire pariteticamente alla tutela della salute nostra? E quindi come andiamo a equilibrare anche la messa a terra degli investimenti con quest'altro aspetto? Non so. Questo mi sembra un presupposto, io non l'ho citato, tanto è scontato, è imprescindibile, ma confido che il regolatore, quando adotta delle definizioni e stabilisce delle regolamentazioni, ci sia quello che, diciamo, perdonatemi l'inglesismo, ci sia questo impact assessment anche a livello nazionale, ovviamente, che riguardi tutti gli aspetti, diciamo. Come Confindustria, non vorrei entrare in un campo che non mi attiene, non ho competenze, quindi tendo a darlo scontato al 110%, che una volta che uno Stato membro fondatore dell'Unione Europea, autorevole come l'Italia, adotta una legislazione, abbia ovviamente scandagliato a fondo tutti gli aspetti di ciò che sta disciplinando. Grazie, grazie. Dottor Occatti, passo a lei la parola. Anafe, quindi è fumo elettronico, ovviamente anche a lei il punto di vista anche un po' più europeo. Sì, buongiorno a tutti, mi allineo innanzitutto sui ringraziamenti all'agenzia, al consigliere Alesse per questa giornata veramente importante e anche molto interessante, come anche confronto tra tutti gli stakeholder, anche cercare un po' di portare dei punti strategici, dei punti che siano win-win, userò anch'io qualche inglesismo, ma che penso che sia un obiettivo fondamentale tutelare l'erario, tutelare la salute pubblica e vedere come farlo anche tutelando le filiere, il che è assolutamente possibile. Sono 10 anni che i liquidi di inalazione sono, quest'anno fanno 10 anni dalla prima imposta di consumo arrivata al 1 gennaio 2024, quindi si può tracciare anche un minimo di bilancio. Si era partiti in effetti maluccio anche nei rapporti tra la filiera e la politica, l'agenzia, perché si era partiti con un'equiparazione totale all'imposta col tabacco tradizionale, si era partiti con un'imposta ad valorem, si erano budgetizzati 117 milioni nel 2014, lo Stato ne ha raccolti 2,5, quindi situazione lose-lose. Dopo anni di contenziosi si è arrivati nel 2019 finalmente a un quadro generale e soprattutto anche a creare una governance, perché oltre alla parte della fiscalità, la mera valore di un'imposta, c'è anche tutto un discorso di governance che è assolutamente fondamentale nella gestione e nel buon funzionamento di un settore e del gettito ricavato.
Nel 2019 si erano postati a bilancio 2 milioni perché il mercato è rimasto bloccato. Vale la pena ricordare che nel 2012 l'Italia era il secondo paese al mondo, le aziende italiane erano il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti, esportavano in Francia, Spagna. In quel momento quella politica aveva distrutto un settore. Rinato poi nel 2019, c'era lo Stato aveva budget 2 milioni, con una tassazione, un'imposta di consumo diciamo a volume ed equilibrata, in linea anche con gli altri stati nazionali, permettendo che Francia, Spagna, Germania al tempo non avevano nessuna tassazione, si è portato a un gettito di 20 milioni. Poca roba rispetto al tabacco tradizionale, ma iniziava il settore a ripartire. Devo dire che da quel tempo qui è stato fatto un lavoro veramente molto buono tra la filiera e l'agenzia. Si è arrivati a una governance che adesso, tuttora, tutta l'Europa ci invidia, lo posso dire con contezza perché sono anche vicepresidente dell'Associazione dei produttori europei, e tutti stanno guardando l'Italia come un sistema, chiaramente tutto è perfettibile, ma è un sistema assolutamente adeguato a livello di governance, di protezione dei minori, perché abbiamo un sistema di licenza, si può vendere i prodotti di liquidazione, si possono vendere solo in tabaccherie, farmacie, parafarmacie e negozi di vicinato autorizzati. C'è un regime autorizzativo. Dove ci si è mantenuta una deregulation, i problemi sono molto più grandi. Quindi c'è un sistema di governance che tutta l'Europa ci invidia e abbiamo un sistema fiscale equilibrato. Adesso attualmente su 27 paesi membri dell'Unione Europea, 17 hanno una imposta di consumo, non si può ancora chiamare accisa, non è armonizzata. E l'Italia è una situazione mediana e sono tutte imposte a volume, non c'è nessuna imposta al valore. Quindi c'è un'opportunità anche per gli stakeholder istituzionali italiani di andare, adesso che ripartirà con la nuova commissione, con la formazione della commissione, la Tobacco Excise Directive, di portare un caso di eccellenza. Adesso raggiungeremo quasi 200-250 milioni nel 2024 come gettito complessivo tra imposta di consumo e IVA, tra l'altro in un quadro dove negli ultimi 10 anni il gettito totale dei prodotti della nazione, intendo anche dal tabacco, variato tra i 13,3 e i 14,5 miliardi di euro, quindi i prodotti di nuova generazione non hanno messo a repentaglio la tenuta del sistema, questo è un dato. Hanno creato innovazione, occupazione e adesso il sistema Italia è anche pronto a ripartire, a investire, parlo del settore liquidazione, a investire e ripartire. Abbiamo fatto un atto anche di grande responsabilità promuovendo un emendamento che portasse a tassazione i flavor, gli aromi, passato con la scorsa legge di stabilità, tanto nella Tobacco Excise Directive sarà inclusi anche gli aromi concentrati. Il flavor, quindi l'Italia ha semplicemente anticipato e si è portato avanti su un lavoro che comunque arriverà, quindi siamo in una situazione buona anche a livello fiscale, prospettiva triennale della scorsa legge di stabilità che ha già previsto gli incrementi, abbiamo un incremento del 6,7% da gennaio 2025 e del 6,5% da gennaio 2026, siamo all'interno della curva di Laffer, ecco, sono incrementi a cui noi non ci siamo opposti, vogliamo sicuramente fare la nostra parte. Il messaggio è che incrementi a doppia cifra portano inequivocabilmente poi a delle distorsioni al contrabbando e mercato nero. Incrementi a una cifra sono assolutamente digeribili dalla filiera e ancor più benvenuti quando c'è una programmazione triennale come è stato fatto nella scorsa legge di stabilità. Venendo all'Europa, due direttive in patria. Intanto c'è anche una direttiva che è giusto sottolineare, la Battery Directive dell'aprile 2024, che mette fuori legge tutti i dispositivi elettronici non ricaricabili. Di fatto sono già. Mi era sfuggito, scusate. Questo sono. Prego. Sì, non tutti lo sanno, anche per una direttiva che avrà poi un'efficacia da febbraio 2027, tutte le cosiddette disposable, le chiamano disposable, ma sono semplicemente le sigarette elettroniche usa e getta, da febbraio 2027 in un'ottica dei processi di stabilità, di sostenibilità, pardon, dei mercati interni, saranno, quindi è già un prodotto che ha una fine, ma verrà ovviamente con l'innovazione, con
Già il mercato sta già sostituendo questi prodotti con i prefilled pod. Detto ciò, sono due in particolare le direttive, la TED, tutti, almeno chi gli stakeholder principali hanno letto il draft, uscito circa un anno e mezzo fa, direttive TPD3 e TED che sono state sostanzialmente bloccate da guerra ucraina e Covid, ma che stanno ripartendo su... Ecco qua la nostra raccomandazione è non perdere la visione win-win del rapporto tra imprese e Stato, perché a livello di Tobacco Excise Directive il draft era parzialmente preoccupante quando si ipotizzava in una accisa, in questo caso possiamo chiamarla accisa tripla, per prodotti sopra i 15 mg di nicotina, sappiamo che il limite massimo è il 20, andando a penalizzare i forti fumatori che cercano un'alternativa, e tra l'altro portando poi a un'accisa assolutamente non scontabile nel breve periodo da parte della filiera. Quindi un'accisa tripla per i prodotti sopra il 15 non ha senso. Dall'altro caso prevedeva la facoltà degli Stati membri di adottare un'accisa a volume o a valore. Ecco, ricordo che un'accisa a valore nel nostro campo, dove la tecnologia è parte stessa del prodotto, il prodotto si fruisce attraverso un dispositivo elettronico, è integrato nel prodotto stesso, è un liquido. Quindi sarebbe una tassa su un hardware, tra l'altro giudicata incostituzionale il 15 aprile 2015 dalla prima sentenza della Corte Costituzionale, ma soprattutto non funzionale al nostro settore. Quindi la raccomandazione è che si vada su una tassa a volume, come già presente nella maggior parte dei paesi. Sulla parte della TPD3, a cui al momento sono fuori tutti i liquidi senza nicotina, questo sarà un doveroso aggiornamento, quindi saranno inclusi ed è anche uno sperato aggiornamento. Ecco, si sta parlando di un flavor ban. Ecco, mi ricollego all'indagine Ipsos, guardate che i contrabbandieri sono già lì pronti, non è che si creerà con un flavor ban un mercato di contrabbando, il mercato di contrabbando c'è già e non vedono l'ora, quindi sarebbe un aiuto di Stato a aziende estere, contrabbando, già immaginiamo tutti i siti che sappiamo quanto è difficile, sappiamo gli sforzi dell'agenzia a bloccare i siti, ma sappiamo quanto sia difficile. Ecco, permettetemi, sono un inciso, la protezione dei minori è già ampiamente garantita dalla legge e dalla responsabilità delle aziende. Non si può fare pubblicità, non c'è alcun tipo di marketing possibile, c'è un sistema autorizzativo, un negozio, una tabaccheria che vende a un minore viene chiusa per 15 giorni, alla seconda volta viene ritirata la licenza, è già prevista il divieto di vendita ai minori di 18 anni, dove comprano i minori? Noi come NAF abbiamo fatto un'indagine, abbiamo preso 17 negozi e li abbiamo monitorati per 6 mesi, su 12.000 scontrini, e quindi acquirenti maggiorenni al mese per negozio, ci sono stati 46 tentativi di minori. Cioè noi vogliamo andare a massacrare una filiera che negli anni faticosamente si è costruita, per acquisti su altri canali. Ecco, proteggiamo le filiere responsabili che stanno facendo un lavoro responsabile e contribuiscono al reddito e al gettito dello Stato, ma non facciamo nessuna caccia alle streghe. Certo, è auspicabile un enforcement maggiore, ma ci rendiamo conto... Enforcement intende? Beh, enforcement intendo che questi micro, perché è una microcriminalità questa che c'è nel contrabbando, ed è più difficile, anche noi se facciamo come NAF parte del tavolo di maciste, ci rendiamo conto delle difficoltà di andare a contrastare la microcriminalità. Però qualcosa va sicuramente fatto, il messaggio è qualsiasi salto quantico a livello fiscale o a livello di divieti come i flavor, porterebbe, visto ormai la diffusione dei liquidi di inalazione della sigaretta elettronica, al più grande mercato illegale dopo la marijuana. Non è certo questo che vogliamo, ormai il gettito che garantiamo allo Stato inizia a essere significativo, si possono fare ulteriori miglioramenti, ma va preservato quello che è lo status quo attuale anche a livello europeo. Grazie, grazie mille. Dottor Basso, prego. Grazie.
grazie, sì. Anche qui dal punto di vista regolamentare e regolatorio, anche lei qual è il suo punto di vista e cosa si aspetta, anche, certo. o magari cosa teme. Allora, buon pomeriggio, mi associo anch'io ai ringraziamenti rivolti all'Agenzia per questo invito, lo faccio a titolo personale, lo faccio anche di nuovo a nome della Federazione Italiana Tabaccai. Allora, abbiamo visto che il mercato è un mercato che ha subito una importante trasformazione negli ultimi 10-15 anni, perché anche dal lato della distribuzione siamo passati da negozi tabaccherie che avevano una monocategoria, che era quella dei tabacchi tradizionali, e siamo progressivamente passati a altre categorie di prodotto, sono state citate, tabacco senza combustione, le sigarette elettroniche e i prodotti a base di nicotina, si citavano prima i famosi sacchetti di nicotina. Ora, la prima considerazione che ci viene da fare è che è assolutamente fondamentale che l'evoluzione di un mercato possa essere accompagnata da un supporto normativo e regolamentare adeguato. Intendiamo dire che fondamentalmente per ognuno di questi prodotti, per quanto si possa continuare a immaginare in un'unica cornice normativa e regolamentare, si devono considerare quelle che sono le singole peculiarità. Lo abbiamo visto un po' con un'esperienza tra virgolette negativa iniziale per le sigarette elettroniche, quando nella primissima fase sono arrivate in Italia e il settore era praticamente deregolamentato. Erano dei prodotti di libero accesso e di libera vendita nella accezione più aperta del termine. E nonostante questo inizialmente possa essere stato anche un vantaggio in termini commerciali, in termini competitivi per questi prodotti, poi alla fine si è mostrato un boomerang, almeno nella primissima fase, proprio perché questi prodotti hanno creato, in assenza di regole, una certa confusione all'interno del settore, sia rispetto agli operatori, sia rispetto allo Stato, ma anche rispetto agli stessi consumatori. E la prova ne è che, come si diceva prima, nel momento in cui abbiamo avuto invece una regolamentazione, seppur progressiva, di questi prodotti, perché non si è esaurita in un unico atto, abbiamo visto che più norme sono intervenute, il settore ha avuto progressivamente sempre maggiore stabilità. Oggi, se non vado errato, si parla di un 5% di mercato, quindi certamente un ruolo importante. Dall'altra parte invece abbiamo, sempre a livello di legislazione nazionale, consentitemi di dire, un esempio virtuoso, che è quello appunto del tabacco tradizionale, che si basa su un sistema di norme speciali, consolidate. Dal lato distributivo si basa poi sul meccanismo della concessione, no? Sentivo prima qualche valutazione in ordine alla opportunità o meno di considerare il sistema concessorio come un sistema idoneo ed efficace. Ecco, noi pensiamo che lo sia assolutamente, da un certo punto di vista è l'altra faccia del monopolio fiscale, perché consente di soddisfare tutti quegli interessi pubblici che sono sottesi al mercato. Mi riferisco, l'abbiamo detto più volte, a tutela della salute, a tutela dell'erario, tutela del mercato, della concorrenza e, perché no, anche legittimamente tutela degli interessi economici dei privati, degli operatori. Quindi da questo punto di vista direi che la concessione è un elemento da non mettere minimamente in discussione, come del resto non è stato messo in discussione per esempio con il pacchetto di liberalizzazione del 2012 e 2013 sulle attività economiche produttive, lì dove più volte anche i giudici hanno evidenziato la necessità di tenere fuori da questa forma di liberalizzazione il settore dei tabacchi e il mercato in generale. Esempio virtuoso che da questo punto di vista è seguito anche da altri paesi in Europa, no? Perché non siamo gli unici ad avere un monopolio fiscale, non siamo gli unici ad avere questo sistema di licenze, per noi sono concessioni, quindi sono ancora più specificamente degli atti traslativi con cui lo Stato attribuisce al privato una funzione propria, ma ne mantiene il controllo, questo è molto importante. Ci sono altri paesi, c'è la Francia, la Spagna, la stessa Austria, che tradizionalmente hanno sistemi come il nostro.
L'Ungheria, per esempio, che lo ha acquisito nel 2013, passando da un regime di libera vendita, altri paesi addirittura come l'Olanda e il Belgio, pur avendo dei regimi di libera vendita, in realtà guardano con notevole attenzione al nostro stesso sistema. Quindi un modello virtuoso, come si diceva prima, anche da un punto di vista della distribuzione. Ma ritengo che il vantaggio di questo sistema possa anche essere considerato in un'ottica di prevenzione rispetto a quella che è la patologia del mercato. Si parlava di contrabbando prima. Certamente il sistema concessorio fatto con queste 50.000 tabaccherie, ognuna delle quali scelte sulla base di requisiti molto stringenti, verificati costantemente, unitamente poi anche alle politiche fiscali molto equilibrate che sono state utilizzate negli ultimi, sono state adottate negli ultimi tempi del nostro paese, e unitamente anche all'attività di controllo svolta egregiamente sia dall'agenzia che dagli organi di polizia, dalle forze di polizia, ci consente di dire che oggi, per esempio, in Italia abbiamo un livello di contrabbando che è tra i più bassi d'Europa, almeno per quanto riguarda il tabacco. Non posso dire la stessa cosa, ma abbiamo visto i dati prima, per le sigarette elettroniche, non perché ci sia un demerito delle reti fisiche, ma perché, come più volte è stato evidenziato, c'è un canale web, c'è un canale online, ci sono questi benedetti social che rappresentano, anche per familiarità maggiore, un punto di ingresso e di accesso molto semplice, molto facile, molto diretto per le fasce di popolazione più a rischio, quelle più esposte, insomma, per essere chiari, per i giovani. Sappiamo che, si diceva prima, che c'è, è previsto già, insomma, che entrerà in vigore, quindi da questo punto di vista grande sensibilità del legislatore italiano che va ad anticipare quello che probabilmente sarà un provvedimento assunto in un prossimo futuro a livello europeo, divieto di vendita, appunto, dicevo prima, delle sigarette elettroniche con nicotina. Non ci sono ancora questi famosissimi decreti attuativi che tutti aspettano, ma sicuramente un segnale importantissimo che il legislatore dà rispetto di grande sensibilità. Così come di grande sensibilità è anche il discorso che si faceva prima in relazione alla assimilazione degli aromi rispetto ai prodotti liquidi con nicotina. È un modo per cercare di prevenire un fenomeno di tipo elusivo che abbiamo visto, quello del cosiddetto fai da te, no? Che anche questo molto frequente e molto diffuso in determinate fasce di popolazione. Il fatto di applicare la stessa accisa, le stesse regole, la stessa imposta di consumo, le stesse regole tra il singolo componente, che sarebbe poi l'aroma, e il prodotto finito, è un tentativo, direi, ben preciso di cercare di prevenire, appunto, questi fenomeni elusivi. A livello europeo cosa ci possiamo aspettare? Noi pensiamo, da osservatori, che le direzioni da assumere sono quelle che in qualche modo ha già assunto l'Italia, cioè una duplice direzione. Da una parte fare in modo che tutti questi prodotti, tabacchi tradizionali, tabacchi non da fumo, e prodotti in genere di nuova generazione finiscano all'interno di un'unica cornice normativa regolamentare, perché questo rappresenta un vantaggio in termini sistematici. Dall'altra parte però pensiamo che ognuno di questi prodotti meriti una sua classificazione. Perché? Ora io non entro nelle questioni meramente scientifiche sulla possibilità di considerare se il prodotto sia più o meno dannoso. Anche perché poi le chiedo un minuto, poi devo entrare. Ok, allora mi taccio. Allora. No, un minuto. Ok, no, vabbè, comunque, insomma, fondamentalmente ritengo che la possibilità di classificare i prodotti in maniera differente rappresenti un vantaggio, perché consente di considerare i prodotti sulla base delle loro peculiarità, quindi dare una regolamentazione differenziata anche in termini fiscali, al netto di quelle che possono essere le considerazioni sull'aspetto scientifico e sanitario. Credo che sia un aspetto assolutamente che ci può mettere d'accordo tutti. Grazie. Grazie mille. Io chiedo un passaggio poi
a tutti e quattro, solo un'ultima domanda che mi, anche per il lavoro che faccio, cioè a me non piace usare il termine educazione perché nel senso quella, vabbè, è un fatto mio, lo vedo all'interno del nucleo familiare, all'interno è comunque tendenzialmente più lontano il concetto di Stato, però c'è un tema di comunicazione e di informazione, cioè per quanto riguarda gli under 25 su tematiche di legalità oltre che di salute, ma principalmente di legalità, secondo voi quali potrebbero essere gli step da dover fare per raggiungere e per aumentare sia la parte di informazione che la parte di comunicazione su quella fascia, direi principalmente under 25? Volevo chiedere se posso un passaggio a tutti e quattro. Ma è una fascia difficile perché più sconsigli più induci, quindi psicologicamente è difficilissimo da gestire. Non solo, c'è un tema di legalità rispetto ai falsi, al contrabbando, a prodotti strani che circolano, c'è un tema anche di sanità, perché se comunque c'è un tema salute generale, per i più giovani il tema salute è ancora più accentuato e su questo non credo che ci sia discussione. Quindi è estremamente, estremamente difficile. Io credo che un ruolo forse più persuasivo rispetto ai canali tradizionali, scuola e famiglia, che comunque servono, un ruolo più persuasivo può passare attraverso i social, che oggi sono molto, molto battuti, e in generale quelle forme di spettacolo e di comunicazione che sono più seguite dai giovani, anche perché vedo che in quegli ambiti invece c'è anche una forte induzione ad altri consumi, diciamo, di altro genere, molto incoraggiati, direi. Quindi, stranamente, no? Se si criminalizza l'uno, si induce l'altro. Quindi. Grazie. Ma quando mi fanno questa domanda, di solito io invito i giovani a dire che ormai, insomma, non fa più figo fumare o svapare, è più, sicuramente più trendy esprimersi nelle arti o nello sport. Lo sport è sicuramente quello, parlo a titolo personale, che quando ero giovane tutti i miei amici fumavano, io ero uno sportivo e non fumavo, è quello che mi ha tenuto lontano dalle sigarette, poi ci sono caduto dopo, però sicuramente lo sport aiuta, quindi secondo me un lavoro deve essere molto fatto nelle famiglie, nelle scuole. Le aziende vengono, visto che è un settore nuovo, veniamo spesso accusati con i nostri marketing, delle aziende produttrici, in realtà non possiamo fare praticamente nulla, non si può scaricare il barile sulle aziende, ci vuole, come non lo si fa ad esempio negli alcolici, però sappiamo il fenomeno del binge drinking dei teenager, ma non è che si va a dare la colpa ai produttori di spirito di birra, eppure nel nostro settore lo fanno. Sicuramente è una questione di educazione, di valori, è un argomento anche molto molto complesso. Grazie. No, lo so che il tempo è poco e quindi si rischia di banalizzare, ma non era questa mia intenzione. Prego. Credo che la più parte delle persone presenti in questa sala, signore escluse, ovviamente, siamo cresciuti con l'immagine del cowboy, no? Gli autodromi lastricati. Quella fase ormai è talmente lontana dalla nostra percezione odierna, per cui sono assolutamente d'accordo, cioè accendere un occhio di bue sul fa male non lo fare, ahimè, sovente parlo da padre, ottieni l'effetto contrario, e anche nella nostra famiglia, per esempio, l'antidoto è lo sport. Ciò detto, e anche come mantra di Confindustria, penso che bisogna attuare una lotta, un contrasto, senza quartiere, ai mercati paralleli, che si tratti di prodotti da fumo, che si tratti di qualcos'altro, tutto quello che indossiamo, mangiamo e utilizziamo, alimentiamo organizzazioni criminali. E questo è il dato che porrei al centro di qualsiasi narrativa che voglia dissuadere o premiare appunto l'acquisto del vero Made in Italy, in Italia e all'estero. Grazie. Prego. Sì, assolutamente in linea con chi mi ha preceduto. È chiaro che c'è un aspetto sanzionatorio relativo a chi vende,
Su questo ci siamo soffermati prima. La norma mi sembra assolutamente tra le più rigide e severe che esistano nel panorama europeo. Se parliamo di rivenditori fisici, si diceva appunto che addirittura si perde la concessione o la licenza, quello che è nel caso di recidiva, oltre alle sanzioni di carattere pecuniario. È evidente che questo però incide su uno dei due soggetti della transazione, no? Che è il venditore. Dal lato acquirente, credo che il meccanismo unico sia quello della informazione consapevole, quindi di fare in modo che chiunque decida di avvicinarsi ai prodotti da fumo, ai prodotti di nuova generazione, qualunque essi siano, lo faccia con la piena consapevolezza di che cosa sta effettivamente acquistando e consumando. Motivo per cui tutto ciò che è illecito rappresenta un duplice rischio, perché non ne conosciamo la provenienza, non ne conosciamo la matrice, non ne conosciamo, diciamo, la correttezza da un punto di vista proprio dei contenuti. Quindi formazione e attenzione all'illecito. Grazie mille a tutti e quattro. Ahimè, vi invito a lasciare il posto. Prego. E invito immediatamente a salire e a raggiungere qui sul palco il professor Marco Spallone, che è ordinario all'Università Luis Guido Carli. Dottor Giuseppe Orsini, presidente del Coda Consum, lo vedo. Dottoressa Barbara Toxiri, direttore politica associativa di FIT. Dottor Rocco Busiello, AIVE, quindi Associazione Italiana Vapore Elettronico. E la dottoressa Antonella Panuzzo, che è la presidente di UNIECI. Dove volete, insomma. Rimasto un paio di occhiali, mi sa che appoggio qui. Prego. Come ultimo panel mi siedo. Il tema è quello del fisco, il regime fiscale dei prodotti del tabacco di nuova generazione, e anche un po' quella che è la valutazione dell'impatto di quelle che sono state le ultime recenti riforme fiscali. Prima se ne parlava della legge finanziaria 2023. Allora, io personalmente non è tantissimo, però credo di aver seguito 16 o 17 manovre, leggi finanziarie. E devo dire, storicamente, quindi il mese di dicembre, su queste tematiche era sempre ballerino, telefoni sempre occupati o cose del genere, per cui un certo tipo di tensioni o di apprensioni. Devo dire che mi permetto di fare da quello che è solo il mio punto di vista, per quello che vale, il fatto di aver avuto una proiezione almeno triennale e oltre che al di là della proporzionalità, non entro in quel tema, a dare un respiro più lungo rispetto a quanto succedeva nel passato, è stata una novità importante che si è percepita anche semplicemente da chi è un osservatore esterno, ecco. E questo ci tenevo a dirlo, perché la differenza si è vista, e immagino anche che questo abbia un impatto diretto sulla possibilità di mettere a terra degli investimenti in un modo o nell'altro, ecco. Per cui vado semplicemente nell'ordine di chiamata. Prego, professor Spallone. È già acceso, prego. Grazie. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, molto apprezzabile l'iniziativa. Mi occupo di tabacchi per motivi di ricerca e studio da molti anni, e devo dire che trovo l'iniziativa veramente stimolante e utilissima. Raccolgo la sollecitazione sul calendario fiscale, sostanzialmente. La raccolgo, la faccio mia e soprattutto la leggo a quello che è una visione che ho del ruolo dell'agenzia, che è un ruolo molto difficile. Il direttore, nella sua introduzione, ci parlava della necessità di contemperare diversi interessi, no?
che faceva in particolare riferimento alla tutela della salute e all'età dell'ariano. Ce ne sono molti altri, in verità, di obiettivi, no? Che si perseguono all'interno di questo mondo, in particolare che sono connessi a quello che è il ruolo dell'agenzia, perché l'agenzia ovviamente sì, si occupa di tutelare la salute, si occupa ovviamente di mantenere le entrate erariali stabili, ma poi deve avere un occhio necessario verso l'innovazione, verso la concorrenza, verso l'attrazione degli investimenti esteri. Quindi sostanzialmente ci sono l'attenzione alla filiera, ne abbiamo parlato molto, no? Quindi la filiera che va dall'inizio, che è l'agricoltura, fino alla parte retail, che sono i tabaccai. Quindi sono tutti interessi che però non sempre sono allineati e allineabili. Cioè molto spesso, ho sentito parlare molto spesso di situazioni e soluzioni win-win, che sono ovviamente l'ideale. Cioè se noi trovassimo politiche economiche che sono win-win, non avremmo mai nessun problema di implementarle. Il problema delle politiche economiche è che molto spesso favoriscono qualcuno e sfavoriscono qualcun altro, e il problema vero è che a fronte di tutti questi obiettivi che vanno perseguiti, gli strumenti non sono poi tanti. C'è l'aliquota fiscale, c'è l'architettura fiscale, c'è l'organizzazione del mercato e un po' di regolamentazione, però non sono tantissimi gli strumenti a disposizione per perseguire tutti questi obiettivi. Dal punto di vista fiscale, quindi, è vero che noi stiamo osservando una migrazione dei consumatori verso prodotti che sono innovativi e che quindi hanno tutti quei pregi di cui abbiamo parlato, no? Hanno stimolato investimenti esteri, ci sono stabilimenti importanti che producono sia sigarette a tabacco riscaldato, sia prodotti di nuovissima generazione, ci sono tutti i prodotti che vengono dal mondo proprio degli SIG e che vengono prodotti in Italia, quindi assolutamente tutti questi aspetti positivi che si legano poi al discorso del danno potenziale inferiore, quindi tutte cose positivissime. Però se poi andiamo a vedere uno degli interessi fondamentali dell'agenzia, che è la tutela delle entrate erariali, non possiamo nasconderci che questa migrazione dei consumatori da prodotti ad alta contribuzione erariale, come sono i prodotti tradizionali, ai prodotti innovativi che hanno una contribuzione erariale inferiore, genera e crea dei problemi, o meglio stimola l'agenzia, stimola il legislatore a trovare delle soluzioni. Il calendario fiscale è sicuramente una di queste soluzioni che ha un pregio importante, no? Perché il calendario fiscale sostanzialmente toglie molta incertezza. Togliere incertezza significa favorire gli investimenti. Il nemico fondamentale degli investimenti è l'incertezza. Quindi un calendario fiscale dà certezza agli operatori di tutti i livelli, quindi a qualsiasi livello della filiera. La calendarizzazione fiscale rende ovviamente la situazione sul mercato molto più fluida e sicuramente molto più sostenibile nel medio periodo. Mi permetto di fare un'osservazione a questo proposito. Tengo il microfono. Scusi, mi permetto di fare un'osservazione a questo proposito, perché, e mi rifaccio anche all'utilità poi di questi stati generali, affinché una calendarizzazione abbia veramente senso e sia efficace, c'è bisogno che sia condivisa dalla maggior parte degli stakeholders. Per un motivo molto semplice, perché le politiche di medio periodo, le politiche economiche in generale, ma le politiche fiscali in particolare, nel medio periodo sono affidabili e quindi sono sicuramente prese in considerazione dagli stakeholders del mercato solo se sono credibili, e sono credibili se sono condivise. Quindi la condivisione dei principi che animano la calendarizzazione fiscale rappresenta un punto di robustezza di questa calendarizzazione, e quindi credo che sia veramente importante provare a condividere con tutti gli stakeholder quelli che sono gli obiettivi futuri e gli strumenti di medio periodo che si vogliono implementare per il loro raggiungimento, no? Quindi questo secondo me è di cruciale importanza. Questa migrazione di cui parlavamo, no? Abbiamo introdotto la legge di bilancio, quindi l'importanza della calendarizzazione fiscale, secondo me ci permette anche di riprendere un attimo quel discorso che è stato fatto sull'illecito e sul contrabbando. Perché la calendarizzazione fiscale è solo uno degli aspetti positivi che il sistema italiano rappresenta. Non ricordo chi prima, ma faceva riferimento a dei numeri molto importanti. Cioè in Italia illecito, quantomeno sul tabacco tradizionale,
è tra il 3 e il 4%, ovviamente si tratta di stime, no? Quindi tra il 3 e il 4% in paesi che hanno avuto politiche di prezzo molto più aggressive, come ad esempio la Francia o l'Inghilterra, l'illecito raggiunge livelli che superano il 20%. Okay? E questo ovviamente crea dei problemi a tutta la filiera. Però permettetemi di dire una cosa, l'enforcement è importante, l'organizzazione è importante, ciò che veramente permette di fare lotta senza quartiere all'illecito è rendere la transazione illecita il meno conveniente possibile. Cioè, il problema è che se io posso vendere un pacchetto di sigarette prodotto illegalmente ad un prezzo che è 5-6 volte più basso rispetto a quanto lo si vende sui canali ufficiali, è chiaro che io fornisco al contrabbandiere un incentivo a delinquere enorme. E questo vale sia per i prodotti tradizionali, sia per quello che dicevamo dei prodotti innovativi. Se noi vogliamo combattere veramente l'illegalità sui prodotti tradizionali, così come è stato fatto attraverso politiche assolutamente condivisibili, perché noi siamo stati un esempio per gli altri paesi d'Europa in questo senso, nella lotta al contrabbando, ma sia per i nuovi prodotti, il modo migliore per combattere il contrabbando e l'illecito sui nuovi prodotti è quello di rendere il più possibile appetibili i prodotti legali a scapito di quelli illegali. Grazie, sì, chiaro. Grazie. Passo la parola alla dottoressa Toxiri. Prego. Anche a lei ovviamente un commento sul calendario fiscale, se posso chiedere, a parte ovviamente lascio poi al suo speech ovviamente, però su questo aspetto e poi magari un passaggio sull'illegalità di cui si faceva cenno prima. Prego. Buonasera, ringrazio ovviamente anch'io l'agenzia delle dogane dei monopoli per questa occasione di confronto, in particolare il suo direttore consigliere Alessa e il direttore accise dottor Liberatore. Quando si parla per ultimo quasi è difficile riuscire a dire qualcosa di originale, perché si ha sì il privilegio di aver avuto, come dire, un overview su tutte le posizioni, ma è stato detto quasi tutto. Per quanto riguarda questa riforma, io esprimo sostanzialmente un apprezzamento. Un apprezzamento perché, come è stato poc'anzi detto, c'è una programmazione, c'è un piano pluriennale, una cosa, diciamo, una novità rispetto al passato, e sarebbe opportuno dal mio punto di vista che questo che è un piano pluriennale venga rispettato anche per un senso di serietà da parte dello Stato. Ma è importante perché noi abbiamo assistito in questi anni a un forte cambiamento nelle abitudini di consumo dei nostri clienti. Abbiamo avuto all'inizio un aumento del tabacco trinciato per ragioni probabilmente economiche, perché il tasso di conversione del tabacco trinciato consente, a parità di grammi convenzionali, di ottenere almeno il doppio delle sigarette rollate rispetto a quelle preconfezionate. Nell'ultimo decennio abbiamo assistito invece a uno spostamento dei consumi verso i prodotti cosiddetti innovativi. Nel 2012 c'è stato il boom delle sigarette elettroniche, nel 2014 è approdato in Italia il tabacco riscaldato. Questo spostamento di consumi, questo spostamento delle abitudini dei nostri consumatori, in questo secondo caso probabilmente legate a stili di vita più salutistici, quindi la ricerca di prodotti meno nocivi, ha fatto sì che si sia perso volume nel segmento delle sigarette tradizionali. Se però andiamo a vedere i volumi totali del tabacco, oggi non è che abbiamo un calo, e sostanzialmente anche il gettito erariale non è cambiato, è stato un po' in diminuzione nella seconda metà tra il 2014 e il 2015, ma oggi è in ripresa, ed anzi gli ultimissimi dati pubblicati dall'agenzia ci dicono che c'è una forte impennata, probabilmente dovuta proprio a questo aumento della tassazione generalizzata su tutte le categorie di prodotti, e in particolare proprio per quanto riguarda i prodotti innovativi di nuova generazione del tabacco riscaldato,
che oggi hanno una aliquota per quantità equivalenti di sigarette tradizionali che è assolutamente in linea con l'aliquota europea. Siamo al 38%, quella europea la media è 38,8% e sappiamo già che nel 2006 andremo al 42,5%, quindi sarebbe ben al di sopra dell'aliquota media. Questo è un percorso che secondo me ha un senso, che è collegato poi ad altri aspetti, quali il nostro sistema regolatorio, politiche fiscali assolutamente equilibrate. Citava prima il professor Spallone l'esempio della Francia, lì hanno fatto delle politiche scellerate. Abbiamo un tasso di contrabbando che arriva, che sfiora il 30%, la Francia è circondata da paesi che hanno prezzi al tabacco notevolmente più bassi, la stessa Italia c'è un prezzo che è la metà rispetto alla Francia, è ovvio che i francesi continuano a fumare ma fanno i viaggi per acquistare le sigarette. Quindi bisogna trovare equilibrio, questo equilibrio è tanto più importante se ragioniamo in un'ottica europea di direttive di settore che stanno arrivando e in questo diciamo avendo un modello regolamentare, ne ha parlato prima il mio collega l'avvocato Basso, avendo un modello fiscale assolutamente coerente rispetto a quelli che sono anche gli obiettivi europei, il mio auspicio è che l'agenzia, in quanto agenzia fiscale, ma in quanto e soprattutto ente regolatore del settore, si faccia un po' da capofila insieme al Ministero di riferimento per quelle che saranno le sfide che ci attendono alla fine del 2024 e all'inizio del 2025, appunto con la revisione delle direttive di settore. Ancora un minuto? Prego, sì. Qui non è da difendere la categoria dei tabaccai, non è da difendere semplicemente il gettito erariale, è da difendere un sistema. L'Italia è un paese tabacchicolo, quindi anche il Ministero che si occupa di agricoltura sarà chiamato a dover difendere la produzione italiana, considerato che tra l'altro viene acquistata per lo più dai produttori di tabacco che in Italia operano. Chi si occupa di imprese, il Ministero che si occupa di imprese, anche il Ministro Urso sarà chiamato a intervenire, visto e considerato, come è stato accennato, che in Italia esistono due importanti stabilimenti produttivi, come il Crespellano di Philip Morris, quello di Trieste e di British American Tobacco, che stanno portando ulteriori prodotti, sui quali magari bisognerà fare una riflessione anche in termini di regolamentazione, e quindi il sistema imprenditoriale. Ecco, tutti questi aspetti qui, Ministero della Salute, esistono dei prodotti che comunque da più parti, da più autorità sanitarie sono state definite con un danno ridotto. Credo che i consumatori debbano essere informati, è un loro diritto essere informati, è un dovere dello Stato informarli se c'è un prodotto che fa meno male. Io mi spingo su questo campo anche se non lo fanno in tanti. Quindi auspico veramente che ci sia un serrare le file per difendere il sistema italiano. Grazie, grazie. Beh, devo dire che sul tema delle, come si dice oggi, best practice italiane, mi sembra che ci sia un po' un accordo generale da questo punto di vista e questo mi sembra anche molto importante. Dottoressa Panuzzo, lascio il microfono a lei, ovviamente nel suo caso quindi parliamo di liquidi da inalazione, di sigarette elettroniche, insomma quella parte di mondo, però poi la domanda di base insomma, è la stessa, ecco, fondamentalmente. Prego. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio il consigliere Alesse e il direttore Liberatore per l'invito. Per noi è molto importante essere qui oggi in quanto il nostro è un settore molto ristretto, parliamo solo infatti di liquidi da inalazione e sigarette elettroniche su strada. Io rappresento i negozianti appunto fisici. Per quanto riguarda la programmazione è essenziale, è ciò che proprio è mancato a questo settore, settore dei liquidi di inalazione, che è stato bombardato sin dal 2013 purtroppo di tasse, e quindi il cambiamento che c'è stato
negli anni ha prodotto particolari problematiche, per cui quando si parla di programmazione economica siamo assolutamente d'accordo. Il mio intervento in particolare sarà orientato a dare indicazioni sull'impatto che la recente riforma fiscale, la determinazione 24-81-71-RU, ha comportato nei confronti appunto dei rivenditori specializzati e svolgere una rapida analisi dei principali aspetti e criticità. Infatti con questa normativa si è avuto l'imposta di consumo anche sugli aromi, oltre che quella che già c'è da tempo sui liquidi da inalazione. Per quanto riguarda i rivenditori, ci sono stati due principali reazioni. Diciamo. Da una parte, l'inserimento di norme chiare e certe, insieme all'estensione delle regole già esistenti a livello nazionale, rappresenta un'azione che non può che essere accolta positivamente da coloro che ogni giorno lavorano appunto con i liquidi da inalazione. Quindi la determinazione porta con sé alcune modifiche significative e come per ogni cambiamento ci sono però aspetti positivi e negativi da dover considerare. Da una parte infatti la maggioranza dei rivenditori ha accolto in modo positivo la nuova riforma, in quanto la presenza del contrassegno fiscale anche sugli aromi per le sigarette elettroniche rende più facile e veloce distinguere anche solo visivamente i prodotti assoggettati a controllo di conformità e autorizzazione alla vendita, rappresentando appunto una garanzia sia per il rivenditore che per il consumatore finale, che quindi riesce a orientarsi meglio per quanto riguarda questi liquidi da inalazione e aromi. D'altra parte, invece, un altro punto favorevole è che i rivenditori, sapere che i prodotti venduti siano assoggettati al controllo da parte dell'agenzia, è fonte di maggiore tranquillità, oltre a garantire una concorrenza leale, in quanto assicura che tutti operino secondo le stesse regole. Invece, una cosa a cui i rivenditori vogliono che si stia attenti, riguarda invece il fatto che tale normativa ovviamente aumenta i costi e quindi al fine di bilanciare l'effetto negativo appunto dell'imposta di consumo occorrerebbero azioni e strumenti a sostegno di una maggiore redditività per i negozi specializzati, altrimenti si avrebbero solamente gravi perdite e danni economici. Si rende quindi necessario un aumento dei ricavi per compensare le perdite, recuperando profitto attraverso la lotta ovviamente ai fenomeni elusivi come il contrabbando e la vendita di prodotti illegali, purtroppo abbiamo visto sempre più in crescita, in particolar modo sul web. Infatti con l'aumento delle tasse cresce anche il rischio che i prodotti illegali invadano il mercato, compromettendo la sicurezza per i consumatori stessi e danneggiando gli affari dei commercianti onesti e comportando inoltre anche una perdita significativa di entrate erariali per lo Stato. In base a recenti studi, ma abbiamo visto anche oggi particolarmente quanto incide il contrabbando in Italia, soltanto nel nostro settore arriva a superare i 200 milioni di euro, se parlo ovviamente sempre del liquidi di inalazione. Questa condotta transita principalmente attraverso il dark web e i social network, rappresentando una vera minaccia sia per la salute dei consumatori, sia perché sottrae importanti risorse allo Stato e posti di lavoro. Si ricordi che solo alla vendita nei negozi fisici ci sono circa 6.000 addetti e quindi questi sono posti molto preziosi per noi. In questo contesto è essenziale vigilare affinché tutti i prodotti disponibili, sia nei negozi fisici che online, siano conformi e riportino il contrassegno di Stato entro il 31 ottobre 2024, che è appunto la data ultima per smaltire le scorte dei prodotti in giacenza. È stata data questa come ultima ed è importantissimo che entro tale date
tutti siamo nelle stesse condizioni, quindi non circolino prodotti che sono privi di contrassegno fiscale. Quindi, in sintesi, l'associazione che rappresento chiede in questo momento di transizione maggiori controlli per il rispetto delle regole a garanzia di una manifesta e concreta concorrenza leale, e si rende disponibile a collaborare fattivamente affinché chi lavora rispettando le regole sia tutelato nei confronti di chi invece non lo fa. D'altra parte, un'altra preoccupazione riguarda le implicazioni future di questa tassazione, in quanto sappiamo che ogni anno in legge di bilancio assistiamo a continui aumenti di queste imposte ed è necessario, secondo la maggior parte dei rivenditori, che questa imposta sugli aromi non debba subire ingenti incrementi annuali, in quanto favorirebbe nuovamente la possibilità del mercato illegale. Abbiamo visto come all'aumentare delle imposte il consumatore tende a rivolgersi al mercato illegale. Quindi questo, il fatto che la tassa aumenti in modo spropositato potrebbe rendere appunto i prodotti sempre più onerosi, non sostenibili per i consumatori e quindi nuovamente il rischio è di ridurre la domanda e mettere in seria difficoltà i rivenditori e appunto favorire il proliferare del mercato nero. Quindi questa è un'altra richiesta che i rivenditori hanno in particolar modo, quindi si dimostrano contenti da una parte della certezza, della chiarezza della normativa, però chiedono di essere vigili, insomma, in questo senso, perché è una cosa molto importante. E l'altra cosa è fondamentale che si tenga conto dell'impatto economico di queste misure su tutta la filiera, quindi a partire dal produttore ad arrivare al consumatore finale. Quindi mentre i negozianti accolgono positivamente questa maggiore chiarezza e sicurezza che la nuova normativa apporta, chiedono di collaborare effettivamente tramite appunto la loro associazione per garantire un mercato più sicuro, trasparente e remunerativo per tutti. Grazie, grazie mille. Io per contiguità in un certo senso lascerei la parola a lei, dottor Busiello, in quanto se non sbaglio il tema del vapore elettronico soprattutto sul mercato online. Per quello che... Buonasera a tutti, innanzitutto grazie ad ADM per l'invito. Come ha detto AIVE è un'associazione nata nell'ultimo anno proprio per tutelare principalmente gli operatori che si occupano della vendita online dei prodotti liquidi di denarazione. Capirete che mi ero preparato un discorso, ma dopo che la parola online è stata pronunciata 40 volte... Anche web ogni tanto. Web e online, sì, 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 sì. Come ha anticipato il direttore proprio all'inizio della seduta, la legge 111/2023, ovvero la legge delega dello scorso agosto, prevede la possibile introduzione di un divieto di vendita a distanza per i prodotti con nicotina. Le motivazioni inserite in questa delega fiscale sono ovviamente giuste e condivisibili. Qua parliamo di tutela dei minori, contrasto del mercato illecito e tutela delle entrate erariali. Siamo un po' sorpresi però perché non vengano considerate già valide le normative esistenti. Quelle normative che proprio ADM, proprio l'agenzia ha sviluppato e ha fatto rispettare nel corso di questi anni, anche in maniera egregia, perché se pensiamo che negli ultimi anni siamo arrivati a quota 900 siti web oscurati, inibiti, ovvero siti web che non erano conformi. Ci dispiace che proprio ADM appunto non difenda il proprio lavoro, che invece probabilmente in Europa è proprio un esempio. Per quanto riguarda, andiamo in ordine, tutela dei minori. Per quanto riguarda la tutela dei minori, oggi l'acquisto su un sito web autorizzato, perché io faccio una differenza, quando si parla di web non si può fare tutta di un erba un fascio. Abbiamo i siti web autorizzati dall'agenzia
e poi tutto il resto, canali social, gruppi WhatsApp, gruppi Facebook, dark web, deep web, eccetera. Oggi per acquistare sul web, sui canali autorizzati, bisogna caricare un documento di riconoscimento per validare la maggiore età dell'acquirente. Come avviene d'altronde anche nei siti di giochi online. Oltretutto bisogna utilizzare dei metodi di pagamento tracciabili e la spedizione va fatta esclusivamente alla persona di cui si è verificata la maggiore età. Inoltre, un recente studio dell'Istituto Superiore di Sanità, che è stato presentato all'ultimo World No Tobacco Day, ha definito che solo il 2% dei minorenni che acquistano sigarette elettroniche lo fa attraverso canali web, solo il 2%, rispetto a percentuali molto più alte per gli acquisti fatti su strada, purtroppo da negozi fisici, distributori automatici e tabaccherie, lo dice l'Istituto Superiore di Sanità. Questo evidenzia quanto è efficace il sistema di controllo che ha messo in atto l'agenzia e che adottano i siti web autorizzati attualmente. Per quanto riguarda, invece andiamo avanti, il discorso della tutela delle entrate erariali e il contrasto del mercato illecito. È doveroso ricordare che oggi un sito web per essere autorizzato dall'agenzia deve operare sotto regime di deposito fiscale. Ciò significa che è in costante e rigido controllo da parte dell'agenzia, sia per quanto riguarda i prodotti commercializzati che per quanto riguarda il versamento delle imposte. Oggi quindi si può dire che i siti web autorizzati rappresentano il metodo più sicuro di vendita, cioè abbiamo certezza dei flussi economici, quindi pagamento delle imposte, perché altrimenti chiudiamo i depositi fiscali e non possiamo più vendere. Certezza del prodotto che vendiamo, perché in un attimo ADM controlla i prodotti che vendiamo, che abbiamo a listino, e se non sono conformi non li possiamo vendere. E certezza del controllo dell'acquirente, perché abbiamo detto l'Istituto Superiore di Sanità ci dà ragione. Un recente studio Ipsos, oltre a quei dati catastrofici circa l'illegalità, ha definito pari a 180 milioni di euro il fatturato generato dai siti web autorizzati, 180 milioni di euro, solo per quanto riguarda i prodotti da monopolio. La domanda viene spontanea. Che succede se chiudono questi siti web autorizzati? Questi 180 milioni di fatturato dove andranno? Considerando che oggi il tipico cliente online è un consumatore esperto, non è un consumatore alle prime armi, che quindi magari si reca in tabaccheria o in negozio, è un consumatore esperto. Egli ha l'esigenza di avere un catalogo molto molto ampio e probabilmente quindi egli non si sposterà né nei negozi fisici né nelle tabaccherie. Quindi è molto probabile che si verifichi un incremento del mercato illecito se chiudiamo i siti web autorizzati, con conseguenti ovviamente ripercussioni sulla tutela dei minori, dei consumatori e per le entrate erariali. Possiamo definire quindi i siti web autorizzati oggi un baluardo, una sorta di barriera, anche perché se oggi un cliente, un utente, vuole acquistare qualcosa online, la prima cosa che fa è digitare qualcosa su Google. Beh, oggi se facciamo una ricerca, molto probabilmente i primi 30-40 risultati sono di siti web autorizzati. Che succederà se domani mattina questi siti autorizzati chiudono? Troverà canali alternativi. E sotto questo aspetto, prima si è parlato del fatto che molto spesso i consumatori non si rendono conto si acquistano da siti regolari o non regolari. A questo punto però dobbiamo anche dire che anche gli addetti ai lavori devono fare delle distinzioni. Esistono siti web autorizzati che rispettano le regole, esistono una marea di canali illeciti, microcanali li definirei di contrabbando, che mi rendo conto che è difficilissimo andare a combattere, ma li andiamo a combattere chiudendo i canali illeciti. E come dire, oggi c'è il problema della pirateria delle TV. Facciamo tanta comunicazione sulla pirateria delle TV,
che facciamo? Chiudiamolo Netflix, chiudiamo lo Sky. Devo chiedere ancora un minuto. Assolutamente. Non di più. L'ultima cosa è, quando si parla di online, ecco, si parla in maniera molto generica e spesso, probabilmente, l'online viene associato a delle piccole attività, magari sprovvedute, magari in un garage. Oggi i siti web autorizzati, dietro i siti web autorizzati ci sono delle aziende ben strutturate, ci sono ingenti investimenti, ma soprattutto ci sono centinaia e centinaia di posti di lavoro. Siamo sicuri che questa legge che distruggerà queste aziende e manderà a casa queste famiglie sia davvero necessaria? Oggi già esistono i regolamenti che definiscono i siti irregolari illegali. Grazie. Ok, devo interrompere, voglio dire, poi ci saranno interventi di chiusura, io, ma anche per esperienza, poi la tutela dei posti di lavoro per il governo è sempre importante, questo è quello che anche tradizionalmente avviene, però ecco, purtroppo per scarsità di tempo passo subito la parola, ho tenuto per ultimo il dottor Ursini in quanto rappresentante per definizione, in quanto presidente del Codacons dei consumatori, dei diritti dei consumatori, per cui lascio a lei la parola, prego. Avvocato Ursini, non dottore. Uno. Mi scusi. Due, è corretto far parlare all'ultimo i consumatori, perché sono quelli che di tutto quello che si sta dicendo sorreggono sulle spalle l'impalcatura, nel senso che sono quelli che pagano. Sono pronti a pagare quando è giusto, quando è necessario. Però in questo caso c'è un elemento essenziale che ancora non viene completamente assicurato e che bisogna far assolutamente rispettare per consentire che rimangano ancora quelle persone che paghino quello che comprano, oppure che sia inutile produrre miliardi di tonnellate di sigarette prodotte da tabacco quando non c'è più chi fuma. Su questo punto ci tengo a ricordare il considerando 2 della direttiva 2011/64 che stabilisce la normativa dell'Unione Europea in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e al contempo un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del test ETF UE. L'altro punto importantissimo, abbiamo parlato di tutela della salute, la Costituzione, che cosa ci dice? La nuova formulazione dell'articolo 41 della Costituzione che dice al sintagma iniziativa economica riporta il sintagma dell'iniziativa economica adoperata dall'articolo 41 della Costituzione che attiene ai profili distintivi rispetto alle nozioni di impresa da intendersi quest'ultima alla luce dell'articolo 2082 come l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni e servizi. Sul punto, il secondo comma del citato articolo espressamente indica che non può svolgersi l'attività economica in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Allora, questi prodotti del tabacco di per sé non sono necessari, eppure continuano ad utilizzarsi, continuano a prodursi e chi ci rimette è sempre il consumatore. Tra l'altro i danni alla salute che sopporta anche lo Stato con le cure e tutto il resto sono elevatissimi, non solo in Italia ma in tutto il mondo. In particolare nei paesi dell'Europa orientale dove fumano in modo incredibile. Visto che sono questi i costi, allora creare dei presupposti per poter vendere di più senza che questo prodotto garantisca l'esistenza di chi deve usufruire di questo prodotto, non parlo di bene perché non può considerarsi tale, allora non è assolutamente concepibile. Si dice abbassiamo l'accise
perché abbassando l'accisa diminuisce la concorrenza nei confronti dei commercianti, dei contrabbandieri. Secondo me è sbagliato. Vogliono fumare? Aumentiamo l'accisa, ma non l'accisa così indifferenziatamente, facendo in modo da livellare il prezzo di tutte le sigarette in modo che uno possa scegliere quello minore, quello migliore o minore, e comunque essere adeguatamente tutelato. Fermo restando che deve continuare la sinergia tra gli stati di organizzare un'attività concreta senza fare, la Francia fa una cosa, la Spagna un'altra, i tempi di divisione dell'Europa e del mondo, che se ne dica, sono finite, perché la guerra vera e propria la stiamo vivendo da tempo attraverso questi prodotti, non solo questi prodotti, ma queste abitudini indotte. Che utilizzare determinate prodotti sono abitudini e desideri indotti che esistono da sempre. Mitizzare tutto questo, perché il consumatore ha necessità, diritto e obbligo di difesa della propria salute, che non significa difesa della salute del singolo, ma difesa dello Stato e di chi effettivamente lavora. Sì, le industrie, ma chi lavora nelle industrie? Sono sempre esseri umani. Se non ci sono, dove andiamo? Quindi la necessità, comunque le agenzie delle dogane, i monopoli, devono incidere in modo più particolare come stanno facendo, e io direi aumentare le accise, armonizzare questo tipo di tassazione, contemporaneamente migliorare e approfondire gli studi sugli effetti del tabacco dei prodotti collegati sulla salute dei consumatori, e in particolare anche su questi nuovi prodotti. Poi la battaglia contro il contrabbando è essenziale, perché il contrabbando e il controllo fiscale, che sono le varie polizie postali, tutti quanti gli altri, che le stanno seguendo correttamente. Quindi non diminuzione dell'accisa, ma aumento e pareggiando, livellando l'importo di tutti quanti i prodotti da fumo. Grazie per il suo punto di vista, avvocato. Punto stretto per garantire un po' di... Prego, no, dicevo, poi per fortuna poi anche i consumatori poi decideranno anche individualmente delle loro necessità. Ma certo che decidono individualmente, ma se non possono, se si beccano un tumore, se si beccano una malattia che lo costringerà a letto fino a che fuoro, che vogliamo che decida? No, è lui che dico voglio fumare perché voglio il tumore. Non la prendo, non stavo facendo polemica, era solo un mio spunto personale. Purtroppo devo, per rispettare, come dicevo all'inizio, devo fare lo sceriffo dell'orologio. Sono in ritardo di un minuto, me ne scuso con il direttore responsabile delle accise dell'agenzia, il dottor Luigi Liberatore, a cui passo immediatamente il microfono, e invito ovviamente gli ospiti, li ringrazio, ad accomodarsi. Ho l'onore di chiudere l'ultima sessione che è stata dedicata al mondo dei tabacchi e soprattutto ai prodotti di nuova generazione. Oggi sono particolarmente contento ed emozionato perché l'intera giornata è stata dedicata alle accise, e la presenza importante sia stamattina che oggi qui pomeriggio dà il senso di quanto sia importante questo mondo. Ieri dicevo che Cuba più tra prodotti energetici, alcolici e tabacchi più di 40 miliardi di euro. E ringrazio tutti i presenti e ci darei a dire una cosa. Io molti dei presenti li conosco, perché il direttore Alesse, il consigliere Alesse, appena arrivato, ha fatto una cosa semplicissima, ci ha reso la vita più semplice. Ed ha introdotto l'agenda trasparente. Questa agenda trasparente sembra una cosa molto sciocca, ogni volta voi venite dovete firmare di che cosa si parla, ma proprio perché si sa di che cosa si parla, possiamo parlare di tutto, possiamo parlare di atti, attività, procedimenti,
che rientrano nella competenza della direzione accise. E quindi quel canale di ascolto che oggi trova ovviamente la sublimazione negli stati generali è la normalità per quanto riguarda il mio mondo. E quindi in realtà tutto quello che è stato detto, alcuni elementi nuovi sono stati rappresentati dal mondo accademico, certamente il Codacons ha detto altri elementi altrettanto importanti, ma in realtà tutte le problematiche di cui avete parlato oggi ne abbiamo parlato sui tavoli di Piazza Mastai o in qualche caso di Via Carucci, perché il confronto costruttivo è alla base di un mondo dove si è passati da pochi produttori e pochi prodotti ad un mondo dove la frammentarietà dei produttori e dei prodotti è la normalità. E quindi solo il costante confronto ci può consentire di evitare che i problemi diventino criticità. Avevo preparato un discorso, ma in realtà le sollecitazioni sono state talmente tante che mi sono segnate alcuni un po' di punti a cui in realtà vorrei rispondere. C'è un elemento che ci accomuna tutti quanti. Vogliamo contrastare l'illegalità, vogliamo tutelare i minori, perché sono due gli interessi che devono essere salvaguardati e devono essere bilanciati. Uno è l'interesse al gettito erariale, e faccio presente che il gettito erariale, nonostante l'aumento della tassazione, rispondendo all'ultimo intervento, nonostante l'aumento della tassazione, che è costante negli ultimi anni, in realtà il gettito erariale alla fine del 2023 ha raggiunto il massimo storico, 14,7 miliardi di euro tra accise ed IVA. Quindi da questo punto di vista la tutela dell'interesse erariale c'è. Ma noi siamo molto come agenzia, ma in realtà lo devo essere sincero, siete voi le associazioni di categoria, gli operatori che quando vengono al tavolo parlano dell'importanza della tutela della salute pubblica e della tutela della legalità. C'è una profonda differenza tra il mondo dei tabacchi tradizionali e i prodotti di nuova generazione. E nel fatto che l'illegalità per quanto riguarda i tabacchi tradizionali è limitata una percentuale, abbiamo parlato 2-3%, limitata al canale fisico e quindi in linea di massima sotto controllo. Devo dire che la situazione è ben più difficile per quanto riguarda il canale online, ed è vero, c'è la legge delega prevede il divieto di vendita a distanza dei prodotti contenenti nicotina e noi dobbiamo verificare come dare attuazione a questa legge delega, anche se poi potete capire che i margini non è che siano poi così importanti. Nell'intervento del live, scusate se perché poi ripeto, le sollecitazioni sono state veramente tante, si dice: ma avete fatto un ottimo lavoro. Ora, gli studi, e oggi abbiamo avuto anche l'esito di questi studi, ci dicono che il canale online certamente è un canale che è potenzialmente più pericoloso perché è raggiungibile da parte dei soggetti che sono più deboli. E ovviamente il primo pensiero va alla protezione dei ragazzi. È vero, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma non pensate che l'inibizione dei siti web, sono stati 900, okay? Evidentemente alla base delle attività di controllo dell'agenzia, e lo dico anche della Guardia di Finanza, facciamo un lavoro splendido. Non è così facile differenziare i canali illeciti dai canali illeciti. Se fosse così facile, evidentemente non avremmo la necessità di introdurre una norma di questo tipo. E quindi io tendo a dire che una norma di questo tipo finisce col garantire una maggiore efficacia degli strumenti di controllo. Dall'altro, per quanto riguarda la tutela della salute, ci tengo a rappresentare che l'agenzia spende molto sulla tutela alla salute. Il piano di controlli dei laboratori chimici su prodotti liquidi da inalazione
è un qualcosa fortemente voluto da parte di tutte le anime dell'agenzia. E parlo di numeri che sono pazzeschi, circa 1000 prodotti contenenti nicotina mediamente l'anno, circa 500 non contenenti nicotina. Quindi anche su questo abbiamo voluto investire. Siamo convinti che questo piano di analisi non porterà a grandissime sorprese. Si tratta semplicemente di verificare se quello che è stato dichiarato poi viene poi accertato dalle analisi. Però questo vuole essere un ulteriore elemento di certezza. L'altro elemento di cui abbiamo parlato di sono interventi che onestamente hanno fatto molto piacere, perché di solito si parla molto e male, come posso dire, del nostro paese, che la nostra legislazione è indietro. In realtà quello che esce fuori da questa giornata è che il quadro normativo e regolamentare è un quadro certo, anzi è un quadro che porta investimenti, perché comunque lo sapete, gli investimenti sono importanti per quanto riguarda il nostro paese, e noi dobbiamo rappresentare un modello, un benchmark per tutti quanti gli altri paesi. Quindi eventualmente quello che dovremo fare come agenzia, come ministero, dovremo, e come tra l'altro è stato richiamato anche l'importanza dell'intervento del Ministero delle Politiche Agricole, è quello di far valere il nostro modello, che è un modello fatto di tanti elementi positivi. E allora cerchiamo di portarlo al di fuori del nostro paese. Un altro elemento che volevo rappresentare è che la tassazione degli aromi. La tassazione degli aromi, in realtà ne abbiamo parlato prima che la norma nascesse, perché siete venuti a Piazza Mastai, grazie all'agenda trasparente ne abbiamo parlato. Questo è stato piuttosto importante, perché in realtà poi abbiamo potuto, come posso dire, meglio specificare rispetto alla proposta normativa quali fossero gli aspetti positivi. E anche l'intervento da ultimo rappresentato dall'UNIESIG, in realtà ci dice che questa norma è assolutamente ben vista, è una norma che crea delle certezze, chiede maggiori controlli all'agenzia, e su questo effettivamente di tutta la giornata, perché viene riconosciuto il fondamentale potere regolatorio che ha svolto l'agenzia, viene riconosciuto che questa attività è stata svolta in maniera opportuna, quantomeno opportuna secondo me, il lavoro è encomiabile da parte di tutte le anime dell'agenzia che si muovono nel settore dei tabacchi. Certamente sui controlli bisogna fare di più, e su questo certamente ci impegneremo, ma di fatto è quello che esce da questa sessione, che esistono fenomeni di illegalità e dobbiamo cercare di contrastarli con ulteriori azioni di controllo. E questo lo dico anche per la finalità di tutela dei giovani, e questo richiede effettivamente, a mio modo di vedere, come vengo dal mondo delle accise, per esempio questo lo abbiamo fatto nel settore dei prodotti energetici, tutte le istituzioni pubbliche devono essere vicine nel momento in cui viene svolta l'attività di controllo, perché l'attività di controllo diventa sicuramente più efficace. E tenderei a dire che, scusate, faccio una panoramica, ma onestamente, ecco, questo è un aspetto, perché poi è stato richiamato il ruolo delle rivendite. Quando nel discorso che avevo preparato, che evidentemente non ho seguito nulla di questo discorso, in realtà quando si parlava di tutela dei giovani ho fatto una serie di riferimenti. Ci sono attività che ovviamente di controllo e di lotta al tabagismo,
ho fatto riferimento all'importanza dell'attività di controllo. Tra l'altro ci sono stati ricordati altri aspetti importanti, che eventualmente il tabaccaio che non fa il proprio dovere gli viene tolta la concessione, ed è stata evidenziata positivamente l'importanza del modello concessorio. Io tendo a dire che sui tabaccai una parola deve essere data, perché in realtà negli incontri che abbiamo avuto in questi 9 mesi esce forte il ruolo sociale del tabaccaio. E tendo a dire che proprio perché ho previsto di parlare dei tabaccai rispetto alla tutela e alla tutela dei giovani, perché sono un baluardo di legalità sul territorio, e non perché facciamo i controlli, certamente anche perché facciamo i controlli, e se qualcuno si comporta male evidentemente interveniamo. Avete parlato dell'importanza della formazione dei tabaccai, su cui spendiamo tantissimo e su cui stiamo lavorando moltissimo come rete vendita. Però quello che va detto è che il tabaccaio rappresenta un presidio importante sul territorio, che ci dà certamente maggiori sicurezze. Ho dei figli anche in quanto padre. E tenderei a dire, insomma, ho parlato fin troppo, dovevo parlare 5 minuti, ma insomma, spero che questa piccola panoramica faccia capire quanto siamo vicini, perché la vorrei chiudere così. Sono stato a Vapitali. Quello che chiedono gli operatori sono regole certe, e quindi quello che deve fare l'agenzia è quello di creare regole quante più certe possibili, perché poi alla fine gli operatori onesti vogliono, che sono ovviamente la netta prevalenza, vogliono essere messi in condizioni di rispettare le regole, ed evidentemente vogliono essere tutelati rispetto a chi queste regole non le rispetta. Grazie. Sale ora sul palco il consigliere Roberto Alesse per chiudere i lavori della prima edizione degli Stati Generali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Bene, prendo la parola per dichiarare chiusa formalmente la prima edizione degli Stati Generali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono stati 2 giorni molto intensi, molto interessanti, molto belli, perché ci hanno permesso di incontrarci, di conoscerci e di discutere di molte tematiche dal forte impatto economico e sociale. Il mio è dunque un ringraziamento doveroso ma sincero a tutti coloro che hanno partecipato a questo importante evento, ed è un sincero ringraziamento a chi soprattutto ha organizzato questo complesso evento. Sono emerse riflessioni a 360 gradi che io ho trovato nel loro complesso molto equilibrate, molto ragionevoli, su cui l'agenzia rifletterà non appena saranno redatti i relativi verbali. Ovviamente, e lo ribadisco, lo dico da amministrativista, l'agenzia è una pubblica amministrazione, non dimentichiamocelo mai, che soggiace al rigoroso rispetto del principio di legalità, che la obbliga ad applicare in modo tassativo la legge, pur nell'esercizio della sua ampia ma prudenziale discrezionalità amministrativa. L'agenzia infatti non è il legislatore. Il legislatore è il Parlamento. Il legislatore è il governo nell'esercizio delle sue ampie prerogative costituzionali. Ma l'interazione tecnica tra l'agenzia e il legislatore è un viatico obbligatorio per produrre una legislazione di settore lungimirante e tendenzialmente stabile. Dico tendenzialmente stabile perché ce lo dobbiamo dire chiaramente: in questi settori così nevralgici di competenza dell'agenzia, la normativa spesso è figlia
di un punto di equilibrio tra interessi oggettivamente contrapposti. Quindi, dopo aver riflettuto, noi ci attiveremo per sensibilizzare il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di prendere in considerazione eventuali ipotesi di riforma normativa correttiva, ovviamente nell'ambito del processo di riforma fiscale che è in atto. Vedete, e concludo, l'attuale governance rappresentata da me per volontà del governo nazionale e rappresentata però anche dai dirigenti di ruolo dell'agenzia ha voltato pagina. Il nostro mantra è ora il seguente: 1. Stabilità organizzativa e amministrativa. 2. Competenze tecniche da aumentare. 3. Concertazione istituzionale. 4. Ponderazione delle scelte amministrative al fine di raggiungere gli obiettivi istituzionali. 5. Capacità di ascolto secondo precisi canali precostituiti. Solo così noi saremo all'altezza dei nostri compiti. Grazie.